Grazie per essere venuti a questo evento molto importante. Il saluto innanzitutto della Camera Penale di Nola che ha organizzato questo dibattito a Sua Eccellenza il Vescovo di Nola Angelo Marino che ci ha ospitato in questo posto molto, molto bello. Saluto l'onorevole Pasquale Sommese, l'avvocato Giuseppe Guida, tesoriere della Giunta dell'Unione delle Camere Penali, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola, l'avvocato Mimmo Visone, il presidente del Tribunale di Nola, il dottor Pierluigi Picardi, che è qui con noi. Saluto il direttore della Scuola Bruniana, l'avvocato Raffaele Soprano, che da pochi giorni ha cominciato questa esperienza di responsabilità della nostra scuola di formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Nola. Saluto tutti gli amici, saluto i relatori ai quali sono grato nonostante gli impegni di tutti della loro presenza. È un appuntamento importante questo. Era la primavera del 2017, forse maggio 2017, nasceva questa proposta di legge di iniziativa popolare. E nella fase di promozione della raccolta delle firme, tra mille difficoltà, per noi avvocati che non eravamo abituati ai banchetti, ai presidi, davanti alle piazze, davanti ai tribunali, cominciavamo la raccolta delle firme. Grazie poi anche all'aiuto dei radicali che erano fortemente strutturati su questo tipo di esperienze e che ci avevano fornito delle indicazioni dal punto di vista proprio tecnico-amministrativo per procedere alla raccolta. E in quei giorni organizzammo a Nola, credo fosse fine maggio del 2017, un dibattito con il comitato promotore, con alcuni componenti del comitato promotore, c'era anche in quell'occasione l'avvocato Guida, c'era l'Accademia con il professore Vincenzo Maiello. Organizzammo un dibattito proprio nella fase di promozione della raccolta delle firme. A distanza di 2 anni è cominciato un percorso diverso, un percorso parlamentare, e siamo di nuovo qui, animati dalla passione e dalla responsabilità di poter contribuire ad un dibattito sereno rispetto ad un progetto che noi riteniamo giusto, che nasce da una posizione giusta, qual è la posizione degli avvocati, il punto di vista dell'avvocato, io direi la esperienza degli avvocati. Un progetto che mira al completamento di una norma costituzionale, l'articolo 111 della nostra Costituzione, che ha due pilastri nei principi di imparzialità e terzietà del giudice, e che noi riteniamo non siano certamente favoriti dalla unicità delle carriere. Perché? Perché l'appartenenza al medesimo status ordinamentale, dobbiamo dircelo senza forme di ipocrisia, crea una comunanza di interessi che, come dire, nuoce alla equidistanza del giudice rispetto a quelle che sono le parti del nostro processo, il pubblico ministero come parte pubblica di accusa e la difesa. Quindi, riteniamo che sia importante offrire un ulteriore contributo di dibattito, soprattutto con quelli che oggi stanno facendo la loro parte, cioè la politica. Sono cominciate le audizioni in commissione affari costituzionali e soprattutto con quelli che sono i nostri contraddittori, con l'Associazione Nazionale Magistrati, è qui presente il dottor Giuliano Caputo, segretario nazionale dell'ANM, che dibatterà sul tema insieme con i vertici dell'Unione delle Camere Penali, il presidente Caiazza e il presidente Beniamino Iucci, presidente del Comitato Promotore, e insieme con i politici che insomma,
ancora una volta ringrazio, tra mille impegni, insomma, sono riusciti a partecipare a questa discussione. Io cedo la parola per un saluto al Presidente del Consiglio dell'Ordine, l'Avvocato Mimmo Visone. Buonasera a tutti, ringrazio e porto i saluti innanzitutto di tutto il Consiglio dell'Ordine, di tutti i consiglieri qui presenti e anche le scuse di chi non ha potuto partecipare perché già per impegni pregressi impegnato ad altrove. Ringrazio la Camera Penale e in particolare l'attuale Presidente, l'amico collega Vittorio Corcione, che ha organizzato questo evento su un tema, come dire, fondamentale nel dibattito della giustizia penale. Complimenti veramente e grazie per l'invito. Io sono Presidente dell'Ordine da poche settimane, da qualche mese. Come sapete, la mia esperienza si è svolta un poco lontano dall'ambito del settore penale. Mi sono occupato nella mia ormai decennale carriera soprattutto di amministrativo e di civile, però questo ritengo che sia un tema che possa appartenere un poco a tutti, le regole del processo penale, ma soprattutto come deve svolgersi un processo corretto, un processo giusto, con le parti al posto giusto. Sicuramente è un tema che io per la prima volta ho sentito parlare nel lontano 1986, quando appena praticante, una volta recatomi nello studio del professore Panzini, era un pomeriggio all'esito dell'udienza, sentivo proprio lui che col mio maestro dell'epoca dibatteva e si lamentava proprio di questa mancanza di terzietà del giudice. Io che non ho avuto confidenza con l'ambito penale, guardo un attimino con stupore questo tema, nel senso che se è vero come è vero che l'articolo 111 della Costituzione, come ricordava il collega amico Corcione, ormai ha compiuto 70 anni questo articolo, e se i padri costituenti avevano messo su questi due pilastri, quello della imparzialità e quello della terzietà, compiuto quella della imparzialità, io con stupore rilevo come mai sono passati 70 anni e ancora oggi si parla di attuazione di una riforma di questo tipo, che doveva essere, come dire, l'evoluzione naturale di quel principio che doveva occupare il legislatore non solo oggi, ma già da tempo. Oggi poi si tratta di una iniziativa, come dire, popolare, una proposta che viene dai cittadini, che viene soprattutto sollecitata dalle Camere Penali, viene dall'avvocatura, possiamo dire sollecitata, secondo me ha un valore ancora maggiore. Io non voglio sottrarre tempo ai relatori, però in una edizione, in un volume, interventi e proposte dedicate a quello che è stato il magistrato inquirente, non dico più bravo, ma sicuramente più noto nel mondo, il magistrato inquirente italiano più noto del mondo, Giovanni Falcone, ho raccolto una riflessione che lui faceva nell'anno 1989. Ora la leggo per rispetto all'autore, non vorrei, come dire, tradire quello che è il pensiero di Giovanni Falcone, e potrebbe essere quello che le leggerò, e voi sicuramente lo condividerete. È un'affermazione che potremmo tutti quanti qui presenti potremmo fare stasera, eppure Giovanni Falcone l'aveva detto nel lontano 1989. Comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti. Diverse essendo le funzioni e quindi le attitudini, l'habitus mentale, le capacità professionali richieste per l'espletamento di compiti così diversi.
investigatori, a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia e il giudice. Su questa direttrice bisogna muoversi, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall'esecutivo e dalla discrezionalità dell'azione penale, che viene puntualmente sbandierato tutte le volte in cui si parla di differenziazione delle carriere. Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti e l'acronistico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente equivale paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza ed autonomia della magistratura. Questo era il pensiero di Giovanni Falcone, espresso 30 anni fa. Penso che sia il messaggio più attuale, penso che i relatori lo condividano. Vi ringrazio per l'attenzione prestata. Prima del Presidente Picardi, che sicuramente offrirà qualche spunto interessante di riflessione, volevo invitare Sua Eccellenza Angelo Marino per un saluto. Angelo Francesco Marino. Io non posso che essere telegrafico, data la mia assoluta incompetenza circa il tema e anche ignoranza. Voglio soltanto dirvi benvenuti e un cordiale saluto a tutti, in particolare agli illustri relatori. Complimenti per chi ha organizzato in vista di quello che dovrà essere l'iter legislativo e vi auguro che sia un incontro proficuo che possa aiutare nella vostra riflessione prospettive, all'acquisizione di prospettive di impegni utili per il bene comune non solo della giustizia, ma di tutta intera la nostra società. E auguri a tutti. Presidente Picardi, grazie. Buonasera, la prima parte, quella dell'intestazione, sì, c'è. Saluto, sono molto contento di questo incontro, ci fa piacere che si dibatta in maniera anche, diciamo la verità, un parterre così elevato e anche con un parterre importante perché in qualche maniera i parlamentari presenti poi interverranno concretamente su queste scelte. In ordine a un tema sul quale si dibatte da tempo. Però permettetemi effettivamente di dire qualche cosa. E qui approfitto dei saluti e approfitto anche del ruolo, perché chiaro i saluti li sono stato invitato a farle come Presidente del Tribunale, ma mi spoglio della funzione e parlo da cittadino. Allora, come giudicante, sono diciamo gli ultimi 35 anni di carriera li ho fatti da giudicante, francamente sono stato sempre relativamente interessato al problema della separazione delle carriere. E vi dico perché. Io ho fatto il GIP, ho fatto il tribunale, ho fatto l'appello, ho fatto la presidente di sezione. E quindi conosco dall'interno i rapporti che ci sono fra un giudice e il pubblico ministero. Allora, visto che poi spesso un poco si lavora di fioretto, lo voglio dire con molta franchezza, e aspetto naturalmente di essere smentito, che quello del condizionamento del giudice da parte del pubblico ministero potrebbe essere una mistificazione. È frutto di ignoranza. Di ignoranza della conoscenza delle dinamiche che regolano i rapporti pubblico ministero giudice e di mancata conoscenza, ricordo un politico 40 anni fa che faceva questa distinzione, lei ignora perché non sa, eccetera, sui dati statistici che ci indicano i rapporti
che esistono fra le richieste del pubblico ministero e il giudice. Qual è la tesi? Che il giudice, mitica questa frase, sono tutti addetti ai lavori, si appiattisce sulle decisioni, sulle scelte del pubblico ministero. Allora, per quanto riguarda la giudicante, sono in grado di dire che trattasi, il termine la dico molta franchezza, di una balla. Di una balla perché abbiamo fatto una ricerca statistica proprio recentemente e abbiamo il dato statistico generale, che invece è un dato che secondo me è di grande allarme, ma per altro verso. In media in Italia le sentenze di assoluzione, attenzione, non quelle di non luogo a procedersi, non quelle di prescrizione, non quelle di estinzione del reato per altri motivi, di assoluzione, la media italiana è vicina al 50%, che è un dato secondo me molto grave, molto allarmante, ma di altro genere. Cioè che dimostra come in realtà forse ci sia molto da dire su come venga esercitata l'azione penale, ma non sul fatto che i giudici siano condizionati nelle loro scelte. Permettetemi di dire con un pizzico di orgoglio nolano, qualcuno accetterà ormai l'idea che io mi senta un po' cittadino, diciamo, di adozione nolana, che il Tribunale di Nola, e quindi questo va a merito della Procura della Repubblica di Nola, nell'ultimo trimestre aveva prima il 30%, ora al 18,8% delle assoluzioni, che secondo me è un fatto positivo nella misura in cui dimostra che l'azione penale forse viene esercitata con molta più attenzione rispetto a prima. L'idea di avere un cittadino su due che vada a giudizio e venga assolto ci dovrebbe porre degli interrogativi, va bene? Parliamo allora del GIP, quindi del dibattimento, possiamo dirlo con molta franchezza perché le statistiche non mentono e perché negli altri paesi occidentali sono statistiche di tipo completamente diverso, cioè le assoluzioni sono quasi infinitesimali e statisticamente poco significative rispetto alle richieste di condanna del pubblico ministero. Eppure lì c'è la separazione, escludiamo il Portogallo dal sistema. Parliamo del GIP. Allora io aspetto che qualcuno si alzi e dica, fra le richieste di misura cautelare e l'accoglimento di queste misure cautelari c'è questo spread, oggi la parola è bella. In realtà purtroppo questa statistica non viene fatta per una serie di ragioni che io trovo discutibili, qui mi trovereste d'accordo sempre. Cioè almeno statisticamente questo dato dovrebbe uscire. Non viene dato, io lo condivido pienamente. Io ho fatto il GIP per 12 anni, gli avvocati napoletani mi conoscono e sanno che io la parola garantista è una parola che mi crea dei problemi esistenziali e psicologici, perché secondo me il problema è applicare la legge, poi il problema è le garanzie sono contenute nella legge, non c'è da garantire nessuno, c'è da applicare le leggi in un senso o in un altro, la legge, l'applicazione della legge è intrinsecamente un momento di garanzia per l'individuo, quindi non c'è un problema di spostamento delle posizioni. E passavo per un GIP molto, dobbiamo usare un eufemismo, rigoroso nelle mie scelte. Andiamo anche un po' oltre, vabbè, d'accordo. Ma avevo un numero di rigetti di misure cautelari largamente superiore agli accoglimenti. Naturalmente mi guardavo bene dall'informare chiunque di questa circostanza. E allora dov'è il problema? Dov'è il rischio? E parlo da cittadino. Io avrei paura ad avere una corporazione di pubblici ministeri separati dalla giurisdizione. Perché quello è il meccanismo di controllo istituzionale previsto dai padri costituenti, mi riallaccio a quello che ha detto il presidente Visone, ci sarà una ragione per la quale nella Costituzione non è stato previsto? Beh, c'è. Il potere del pubblico ministero, qui possiamo discutere molto, è comunque significativo e rilevante ed è soggetto per un verso alla legge nelle sue azioni, per altro verso al controllo. Poi ci sono una serie di meccanismi di controllo istituzionale. Possiamo discutere moltissimo e sono anche qui d'accordo con gli avvocati e sono in minoranza all'interno dei magistrati, questo posso dirlo così,
sul problema dell'intervento degli avvocati nelle valutazioni dei giudici, eccetera. Io sono, ripeto, poco demagogicamente all'interno della mia convento, io sono invece favorevole per tutta una serie di ragioni che non sto spiegando. Però a me non pare che avere un ufficio del pubblico ministero autonomo e soggetto solo alla legge sia una buonissima idea. Se poi non lo sottoponiamo a nulla e creiamo addirittura, come si è detto, un consiglio superiore dei pubblici ministeri, beh, allora veramente come cittadino comincio a preoccuparmi. Perché è paradossale. Sono convinto che il problema della separazione delle carriere attuata porterebbe, ma in maniera assolutamente inevitabile, allo strapotere di una struttura all'interno dello Stato, una struttura senza controllo, perché non si può sfuggire da questo meccanismo. Visto che non deve essere sottoposto a un controllo di un organo complessivamente costruito per il controllo, non per il controllo, per la difesa dell'autonomia e indipendenza della magistratura, ma anche per il controllo di certi comportamenti, non andiamo oltre ora in queste cose, immaginarlo autoreferente sarebbe tremendo sotto il profilo che ho indicato. Sottoporlo all'esecutivo, beh, ora veramente non dico niente, perché basterebbe solo recitare più o meno in ordine alfabetico tutta una serie di personaggi, di situazioni, di contesti che escludono una circostanza di questo genere. No, ma io sto discutendo, cioè, quindi né questo né quello, aspetto quale potrebbe essere una soluzione di tipo diverso che garantirebbe questo meccanismo. Poi, sulle funzioni volevo dire una cosa. Io personalmente credo che sia un'idea sbagliata quella della separazione già delle funzioni. Sono convinto che la vera garanzia del cittadino sta nella cultura della prova del pubblico ministero. Cultura della prova che, ahimè, qui hanno ragione gli avvocati, si sta perdendo. E la prova che questa cultura si sta perdendo è proprio non vorrei dire l'eccessivo, nel numero assolutamente abnorme all'interno di questo sistema di assoluzioni. Perché un'attenzione del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, quindi un'acquisizione concreta da parte del pubblico ministero, la cultura della prova porterebbe a soluzioni di tipo diverso. Ed è qui, secondo me, poi la contraddizione. Vabbè, ho parlato troppo, ho salutato, è stato un mini intervento, in bocca al lupo, fate un buon lavoro, mi fa piacere una cosa, di questo ringrazio la Camera Penale, che si discuta, che non si abbia mai paura di discutere, e lo dico questa volta anche qui forse in minoranza, non ci devono essere tabù nelle discussioni, abbiamo sempre la possibilità e il dovere di confrontarci, magari si resta nelle proprie posizioni, ma magari si cominciano a comprendere anche le ragioni dell'altro. Auguri e buon lavoro. Grazie al Presidente Picardi, che ha sicuramente già offerto degli interessanti spunti di riflessione al dibattito. Saluto anche i penalisti d'onore della nostra Camera Penale, l'avvocato Antonio Pesce, l'avvocato Nicola Spalzano, Presidente della Camera Penale Renunziata, e al banco dei relatori c'è un nostro penalista d'onore, che è l'avvocato Beniamino Migliucci, insignito proprio l'anno scorso del nostro premio. Saluto anche l'onorevole Massimiliano Manfredi, che è qui con noi. Io passerei subito la parola all'onorevole Sisto. Allora, al presidente Migliucci, che è l'anima di questa proposta di legge di iniziativa popolare, era nel suo programma di Bologna, lo ricordiamo ancora, e che si è tradotto poi in realtà. Prego, presidente Migliucci. Grazie, buonasera a tutti. Io non sono l'anima di questo progetto. L'anima di questo progetto sono le Camere Penali e l'Unione complessivamente. E devo dire che anche questa avventura è iniziata qui in Campania. E di questo fatto sono molto contento, anche perché qualcuno forse ancora non lo sa, ma io sono di origine campana. Sono un bolzanino atipico, nel senso che mio padre era napoletano, quindi mi sento campano a tutti gli effetti. Abbiamo iniziato a Salerno.
accompagnati anche da dal giornale Il Mattino, allora diretto da uno splendido direttore che era Alessandro Barbano, che fece pubblicare tutti i nostri interventi, ma anche gli interventi dell'Accademia, ricordo, perché qui siamo in Campania, Enzo Maiello e tanti altri, che raccontavano perché questa riforma fosse una riforma necessaria e importante. Questo microfono non sta su, non ci starà mai su, forse lo devo tenere in mano. Voglio subito, l'intervento del Presidente Picardi mi dà l'occasione anche di spiegare che non siamo né mistificatori e neanche inconsapevoli e men che meno ignoranti, nel senso di ignorare le questioni. Anzi, le questioni sono ben note e credo che ci sia, e forse anche per questo viene avversata da una parte della magistratura questa proposta, un po' di confusione nelle idee. Intanto di terzietà del giudice è un tema caro alla nostra Costituente già. I costituenti ritennero di non modificare l'assetto di un sistema autoritario per ragioni di opportunità politica del momento. Ma non è vero che non se ne discusse, e se ne discusse sotto l'unico profilo vero e interessante, perché altrimenti è frutto di confusione, che è quello ordinamentale. Non c'entrano niente le assoluzioni, non c'entra niente, noi lo sappiamo perfettamente che i giudici nel loro intimo, se devono assolvere, assolvono. 40%, soprattutto quando sono lontani, 40% delle assoluzioni e 40% delle modificazioni avviene in sede di appello. Ma non è questo il tema, come non è il tema della colleganza tra pubblico ministero e giudici. Il tema è un tema di carattere ordinamentale che il legislatore costituzionale, che è intervenuto dopo l'emanazione del codice a pendenza accusatorio, ha posto con l'articolo 111, dove, e questo lo possiamo dire perché siamo interpreti autentici di quell'articolo, perché abbiamo contribuito a far sì che venisse approvato, esistono queste due parole, terzietà e imparzialità. Allora, o si pensa che il legislatore costituzionale abbia immaginato una superfetazione letterale che non è, oppure si deve dare il giusto peso alle parole. E la terzietà del giudice serve per garantire l'imparzialità della decisione. Si è detto, qualcuno sbagliando, che questa è una riforma che sarebbe contro la magistratura. E non è così, non è così, perché anzi noi teniamo molto alla come cittadini, non come avvocati. Quindi questa è una riforma, io ringrazio il Presidente del Tribunale per l'intervento che ha fatto, ma ringrazio ancora di più tutti i magistrati, a partire dal Presidente Alba Monte, allora della MM, che hanno detto che di questo tema, se 72.000 cittadini hanno firmato, noi non siamo un partito con tutte le difficoltà, è un tema ineludibile. È un tema ineludibile anche perché in Europa è un tema che viene affrontato normalmente, perché la separazione delle carriere esiste in Europa, salvo in due paesi. E quindi non si tratta di una indipendenza, autonomia interna, ma si tratta di un fatto ordinamentale e esterno. Francamente, noi non siamo molto attenti alla cultura della prova del pubblico ministero. Stiamo attenti alla cultura del limite che può essere posta solo dal giudice. Dal giudice che attraverso questa riforma acquisisce ancora maggiore autorevolezza. Il presidente Picardi, ma finisco con l'interlocuzione, solo il suo garbato intervento mi consente di dare una risposta ad alcuni temi. Sa perfettamente quanto i magistrati al giorno d'oggi vengano avversati anche in modo
molto virulento quando, per esempio, assolvono in alcuni processi o quando determinano una pena che viene sentita dalla piazza come una pena minima, non adeguata al caso, magari perché si è sentita questa o quella trasmissione, questo o quel tal show. E questo è frutto di quello che viviamo nel paese, dove il giudice, Francesco Petrelli in un bell'articolo qualche anno fa diceva che il giudice corre il rischio di essere relegato a un ruolo marginale. Forse no, ma sicuramente la parte debole del processo, perché il pubblico ministero per anni conduce delle indagini con un sistema ancora non aperto al contraddittorio, perché le indagini sono quelle che rimbalzano sui media, perché attraverso quel tipo di struttura si forma nella opinione pubblica l'idea di una colpevolezza, di una responsabilità che generalmente non si rimuove, e il giudice, quando assolve, viene attaccato. Voi vivete tra l'altro in aree del paese che conoscono fenomeni di criminalità organizzata. Ora, è complicato, poi forse lo dirà anche Gian Domenico Cagliazza, è complicato in certe aree del paese discostarsi da alcune richieste, che so, di intercettazioni telefoniche o ambientali, quando vengono proposte in procedimenti che riguardano la criminalità organizzata, perché il GIP, che ritenesse di doverlo fare, si troverebbe probabilmente in qualche difficoltà. Ma che questo non sia un problema dell'avvocatura lo dice la Cassazione Penale. In una recente sentenza del 2018, Pisei ed altri, scrive la Cassazione che la limitazione della libertà deve avvenire previa indefettibile determinazione da parte di un soggetto, il giudice, fornito, oltre che ovviamente di proprie competenze, anche di una forma mentis distinta dal pubblico ministero. Perché in una sentenza della Cassazione nel 2018 la Cassazione ha ritenuto di dover scrivere questo? Perché evidentemente un problema c'è, non è che ce lo siamo inventati noi. E perché il consigliere Cascini, che certamente non è un avvocato e non è, e probabilmente è contrario a questa riforma, alla nostra inaugurazione dell'anno giudiziario ha dato atto che un problema esiste? Presidente parlava del GIP, noi parliamo di tutti quanti, ma diceva che quel giudice dovrebbe essere culturalmente più vicino al giudice del dibattimento che al pubblico ministero. Ho capito, ma se è così vuol dire che il problema esiste ed è un problema ordinamentale. Allora, quando il presidente dell'ordine richiamava Falcone, io sono stato accusato anche di avere tirato per la giacca Falcone, poi esistono le monografie, per fortuna esistono gli scritti di Falcone, quindi nessuno li può porre in discussione, e Falcone non ha mai cambiato idea, perché questo scritto, che del 1988 venne confermato in una intervista a Mario Pirani nell'ottobre del 91, poi purtroppo è morto, quindi non ha cambiato idea. Falcone è stato attaccato anche per queste sue idee, perché Giovanni Falcone, ottimo magistrato, aveva capito perfettamente che il tema era di natura ordinamentale, strutturale, intimamente connessa a un codice a tendenza accusatoria, e che la terzietà del giudice serve ad assicurare anche la parità delle parti, che è un altro principio di natura costituzionale. E allora che cosa abbiamo immaginato noi? Tra l'altro, ricordo, mi piace ricordare anche l'intervento di Conso, che cambiò idea sul punto e ci raccontò una cosa importante. Disse: io ho cambiato idea proprio al nostro congresso. Perché? Perché il tema è ed è soltanto di natura ordinamentale, perché è chiaro che la cultura della giurisdizione, intesa così come la si ritiene oggi, che tra l'altro è una cultura della giurisdizione che riguarda soltanto pubblici ministeri e giudici, dai quali sono esclusi gli avvocati, è un tema che trova un riferimento nei sistemi autoritari.
il guardasigilli Dino Grandi, e quindi stupisce che nell'ambito di uno studio della materia non si voglia fare riferimento a questa modificazione che c'era stata nel nostro ordinamento proprio da parte del fascismo. Dino Grandi parlò di cultura della giurisdizione, quindi di unità della giurisdizione, che era intimamente connessa alla visione del processo. Cioè la visione del processo in un sistema autoritario era vista, tanto in un sistema autoritario anche la separazione dei poteri, che è un altro tema intimamente connesso anche a quello della separazione delle carriere, era avversata perché il potere era sempre unico, era un unico. E l'unità della giurisdizione serviva per questa visione del processo come lotta agli avversari politici, ma come lotta anche a questo, a quel fenomeno di natura criminale. Cioè era per la ricerca del colpevole. In un processo liberale democratico, il processo serve invece per la verifica della pretesa punitiva dello Stato nei confronti di un singolo cittadino. E allora, quando noi abbiamo immaginato questa proposta, che lo dico subito per sgombrare il campo ancora da mistificazione, la nostra proposta non prevede per nulla la sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo. Guardate che nei dibattiti che stiamo facendo, e io dico grazie, ho parlato con il consigliere Morosini, è venuto, Gian Domenico Caiazza sta affrontando dibattito con magistrati, per carità, poi questa proposta può essere anche modificata in meglio, non è che noi immaginiamo, si sia mai immaginati di essere il verbo. Abbiamo voluto porre, e ci siamo riusciti, grazie anche a questo intergruppo parlamentare, è stata un'idea fenomenale del nostro presidente Gian Domenico Caiazza, Sorrento, sostenuta poi dai parlamentari trasversalmente, un approfondimento, se ne deve parlare. È impensabile che nel 2019 non si riesce ad affrontare un argomento strasuperato negli altri paesi europei. Ma ci veniva obiettato prima che noi avremmo voluto mettere il pubblico ministero sotto l'esecutivo e basta leggere la nostra proposta e così non. Poi che avremmo voluto eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale presidio dell'articolo 3 della Costituzione. E non è così. Perché basta leggere la nostra, a parte il fatto che sull'obbligatorietà dell'azione penale dovremmo dedicare un altro convegno, perché è un feticcio che ogni tanto viene agitato, ma sta di fatto che sappiamo che questa o quella procura è praticamente padrona delle archiviazioni, delle amnistie, dei processi che si fanno e non si fanno, e quindi a Bolzano si fanno dei processi, a Napoli se ne fanno degli altri, a Milano degli altri, si prescrivono dei processi o meno, quindi anche l'obbligatorietà dell'azione penale è un principio che sostanzialmente è un principio che non è sostenuto ormai, che non è possibile evidentemente sostenere più. Ma noi cosa abbiamo detto? Non siamo ancora evidentemente maturi, e quindi per evitare che strumentalmente venisse attaccata questa riforma abbiamo detto: si mantiene l'obbligatorietà dell'azione penale e viene stabilita dalla legge. Guardate che il fatto è importante, perché quando anni fa il procuratore Maddalena immaginò di scrivere, e lui fece quello che gli altri magistrati facevano senza scriverlo, non venne sanzionato dal CSM per un voto, perché è impensabile che un organo che non viene eletto decida quali processi si fanno e quali non si fanno, anche al di là delle priorità previste dall'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione. Allora io dico, leggiamo questa proposta, e ancora, il tema di fondo, come dicevo, riguarda il potenziamento del ruolo del giudice, non l'annichilimento delle funzioni e della funzione di legalità che ha il pubblico ministero. E io non capisco neanche, lo diceva prima l'amico Vazio, la sfiducia che i giudici hanno nei pubblici ministeri, perché li rappresentano come noi non li rappresentiamo. Cioè, se eliminati dall'ordine giurisdizionale, cosa che nessuno vuole fare, perché nella nostra proposta non esiste nulla del genere, costoro diventerebbero un branco di lupi affamati,
che senza il rispetto delle regole si scaglierebbero, questo è il tema. Noi invece riteniamo che i pubblici ministeri, che sono una parte processuale diversa dalla parte privata, dovrebbero fare le indagini nell'interesse dei cittadini nel miglior modo possibile, dovrebbero controllare, così come si conviene, l'operato delle forze dell'ordine nei confronti delle quali abbiamo anche assoluta fiducia, e quindi non si capisce perché ci sia questa avversione. Si dice ancora, ma guardate che è un falso problema, perché in realtà le funzioni ormai è difficile che si modifichino nel corso della vita di un magistrato. Le risposte sono due, una banale suggestiva, e do la prima, ma se così è perché vi preoccupate tanto di questa modificazione, ma questa sarebbe superficiale. La seconda è una risposta più seria, è quella, dobbiamo comprendere che il tema è di natura ordinamentale. È di natura ordinamentale e noi siamo assolutamente convinti, e mi avvio alla conclusione, che il presidente del tribunale prima parlava del problema dei due consigli superiori della magistratura. Noi siamo molto più preoccupati dal fatto, non entro nelle polemiche legate, sarebbe anche qui da dedicare un altro convegno e forse in questo momento sarebbe anche indelicato, visto le attualità e le contingenze del momento, sulle varie correnti, su quello che si sviluppa, quando lascio perdere il tema delle correnti. Ma tutti gli studiosi più avvertiti hanno rilevato come sia profondamente sbagliato che la carriera dei giudici dipenda da quella dei pubblici ministeri e viceversa, e che il disciplinare dei giudici possa dipendere anche da pubblici ministeri. Noi abbiamo fatto una proposta, abbiamo discusso tanto, no, Gian Domenico, su un organo di disciplina diverso per garantire l'autonomia. Abbiamo ritenuto che, proprio per evitare che ci si accusasse di voler mettere i pubblici ministeri sotto l'esecutivo, abbiamo immaginato una composizione di quest'organo diversa, con un controllo maggiore da parte di coloro che non sono pubblici ministeri, ma lasciando sempre la maggioranza a questo, agli inquirenti, alla fine per le decisioni. E quindi non vedo quale sia l'appunto da muovere. Sono sempre magistrati inseriti nell'ordinamento giudiziario, e quindi. E allora, dato che è anche confortante essere accompagnati da studiosi, io ricordo, lo posso fare, me ne ha dato il permesso, ma anche se non mi avesse dato il permesso lo citerei lo stesso, Niccolò Zanon, che ora siede alla Corte Costituzionale e non credo che sia un sovversivo, scrisse: è evidente che mentre l'imparzialità riguarda il ruolo del magistrato giudicante nel processo, la terzietà deve riguardare la sua posizione fuori dal processo. Cioè deve avere un significato sotto il profilo ordinamentale e organizzativo. E le stesse cose le ha scritte uno dei più insigni studiosi costituzionalisti, che è Carlo Guarnieri. E così potremmo citarne altri e davvero mi taccio. Quindi a me piace che passi anche da questo convegno questo tema. Questa non è, l'avremmo impedito, guai! Noi abbiamo fatto questo comitato, abbiamo voluto che non ci fossero rappresentanti di partiti, lo dico con il massimo rispetto per tutti gli amici di diverse posizioni, ma proprio per evitare che fosse strumentalizzata la questione. E devo dire, grazie alla magistratura che ci ha dato atto di questo nei nostri dibattiti. Noi abbiamo voluto porre sul tappeto una questione che non riguarda gli avvocati penalisti, che non riguarda gli avvocati civilisti, che riguarda i cittadini di questo paese. E dico anche questo, la giustizia è un fatto di percezione. Nel momento in cui le persone immaginano che il giudice sia diverso rispetto a chi accusa, anche le sentenze vengono accettate e percepite in un modo diverso. Vedete, l'avvocatura spesso,
molto spesso interprete, rimasta interprete di poche cose, perché io quando devo fare qualche battuta polemica, e la faccio anche adesso, dico che spesso i magistrati che siedono al Ministero della Giustizia fanno, immaginano le leggi, poi la giurisprudenza le interpreta e poi magari la NM le critica anche, il che mi sembra un po' troppo. Ma gli avvocati sono interpreti sicuramente delle ansie delle persone che siedono sul banco degli imputati. E quando sono venuti questi cittadini ai nostri banchetti, quelli che non avevano avuto a che fare con la giustizia, ci dicevano, come ha detto il vescovo prima, io non conosco il problema, ma non è già così. Cioè, ma il giudice non è un'entità ontologicamente, ordinamentalmente diversa dal pubblico ministero. Cioè non c'è quella sana inimicizia, tra virgolette, che deve esistere tra controllore e controllato? Quando noi rispondevamo no, acquisito il fatto che non chiedevamo soldi, mettevano subito la firma. E le persone invece che avevano avuto a che fare con la giustizia correvano. Quindi io dico, questa non è una riforma contro la magistratura, è una riforma alla quale noi crediamo, spenderemo tutte le nostre energie. Sappiamo che tanti magistrati la pensano come noi, che tanti altri non la pensano come noi, ma vogliono migliorare anche questa proposta. Noi pensiamo che questo servirebbe a rendere la nostra giustizia finalmente una giustizia in linea con l'articolo 111 della Costituzione e in linea con un codice a tendenza accusatoria come il nostro, a meno che non si voglia ritornare all'inquisitorio e a un codice autoritario e anche a una visione autoritaria della giustizia nel nostro paese. Gli avvocati penalisti in questo ultimo caso si opporranno fermamente e immaginano che questa riforma invece possa camminare senza che ci siano delle contrapposizioni ideologiche, ma se ne parli finalmente in questo paese nell'interesse dei cittadini. Grazie per l'attenzione. Credo di poter esprimere un sentimento, salutiamo Sua Eccellenza il Vescovo di Nola, credo di poter esprimere un sentimento comune di gratitudine insomma, al Presidente Migliucci da parte di tutti noi per aver insieme al Comitato Promotore e all'Unione delle Camere Penali rilanciato nel dibattito un tema così delicato e complesso, come ricordava spesso l'avvocato Armando Veneto, diventato desueto per stanchezza e grazie al Presidente Migliucci ed all'Unione delle Camere Penali, ritornato al centro della discussione politica. Pensavo ai dati forniti dal Presidente Picardi, che erano i dati riguardanti il dibattimento e probabilmente riguardanti le corti di appello. Pensavo a quello che ricordava il Presidente Migliucci, cioè di quanto la fase del GIP sia una fase estremamente delicata e ricordavo nel corso della tua audizione in Commissione Affari Costituzionali, Beniamino, c'era un parlamentare, credo, di origini pugliesi, adesso mi sfugge il nome, che per 20 anni era stata GIP e testimoniava la difficoltà proprio del GIP, dell'ufficio GIP, in mancanza di un carattere molto strutturato e molto forte, a poter disattendere quelle che sono le richieste dei pubblici ministeri. E non a caso i dati che non vengono forniti dal Ministero della Giustizia sono proprio quelli relativi alla fase delle indagini preliminari. Cedo la parola all'onorevole Francesco Paolo Sisto, che ci dirà anche quella che è la riflessione all'interno del suo partito e quello che è lo stato dell'arte dei lavori parlamentari. Grazie. Buonasera a tutti, scusate se io ho l'abitudine di parlare in piedi, chissà da dove mi viene, insomma, c'è qualche cosa che mi porta. Buonasera a tutti, vi chiedo scusa se ho preso la parola per... Secondo, probabilmente
c'erano altri che meritavano di parlare prima di me, ma come sapete la nostra è una vita costellata di impegni e il piacere di essere qui a Nola ovviamente non consente eccezioni neanche a questo. Io ho una grande fortuna in questa vicenda. Io sono il relatore di questo provvedimento. E vedete, il relatore è una cosa strana, perché nella mia commissione affari costituzionali, questo è un provvedimento che probabilmente non doveva venire in commissione affari costituzionali, probabilmente. Però per fortuna è venuto in commissione affari costituzionali e il relatore è un penalista. Ecco, voglio dire, da questo punto di vista il Padre Eterno ogni tanto ci mette una mano e ci aiuta. Perché magari capitava in commissione giustizia e il relatore poteva essere un quidam che non avesse magari queste caratteristiche e questa sensibilità. Io voglio usare questa parola, sensibilità, perché il relatore ha una doppia legittimazione, una legittimatio ad causam e una legittimazio ad processum, dico cose note per il pubblico presente. Beh, innanzitutto diciamo che la cosa più bella è che questa è una iniziativa popolare degli avvocati. In questa vicenda gli avvocati penalisti e le camere penali, grazie alla tenacia di Beniamino Migliucci, che ha attivato banchetti in tutta Italia, tutti quanti siamo stati presenti in quei banchetti, l'avvocatura penale è diventata popolo. Ecco, vedete, il dato non è secondario. Il diritto di difesa che diventa popolo e soprattutto diventa proposta di legge. È una rivalutazione dell'avvocatura, che è sempre stata vista come una sorta di casta, di categoria di guru, di luoghi di autoreferenzialità. Qui l'avvocatura si mette in discussione, scende sui marciapiedi, ci sono i banchetti, abbiamo sottoscritto e ci battiamo per una causa assolutamente nobile. Non ci battiamo per interessi di parte, non ci battiamo per le tariffe professionali, non ci battiamo per un problema, fatemelo dire, culturale, costituzionale, un problema di civiltà giuridica. Allora è bellissimo che l'avvocatura, le camere penali siano diventate popolo, siano diventate proposta di legge per un problema che è un problema culturale di matrice costituzionale. E questo ha, diciamo, dignità, questo senso di onore. Io ce l'ho tutto quando in commissione sono riuscito, e qui ovviamente l'avvocato ha prevalso su qualsiasi cosa, con un colpo di mano a far fissare, benché opposizione, il provvedimento in commissione. Cioè, è stato avviato, benché ovviamente nel momento in cui è stato avviato noi siamo, sapete benissimo, alla opposizione, eppure, diciamo così, il presidente di altro partito ha avviato l'iter di questo provvedimento. Quindi, ripeto, c'è una provvidenza, chiamiamola provvidenza costituzionale, per chi vuole mettere insieme, mi spiace che Sua Eccellenza si sia allontanato, ma c'è un Padre Eterno e c'è, diciamo, una Costituzione. Mettiamoli insieme e separiamo le carriere. Il tema è, diciamo, di diretta conseguenza del 111, perché io mi sento forte su questo tema. Perché c'è un'interpretazione costituzionale assolutamente insuperabile, Beniamino Migliucci ne ha citate alcune, ma riflettete, perché nel 111 la terzietà precede l'imparzialità? Cioè, vuol dire, la Costituzione non è mai scritta casualmente, l'articolo 15 viene prima dell'articolo 21, l'articolo 25 prima del 27, il 24, cioè ha una sua logica di progressione, come posso dire, inevitabile. Ci sono cose che vengono prima di altre. Beh, ed è evidente che la terzietà è la garanzia della imparzialità. Il giudice, se non è terzo, non è imparziale. Mi chiedo, qui la banalità della definizione me la farete passare, giudice terzo, ma il secondo chi è? Cioè, c'è la difesa, l'accusa e il terzo, il giudice. Se il secondo e il terzo sono la stessa cosa, la terzietà diventa un rapporto soltanto fra magistratura e difesa. Quindi è la stessa lettera del 111 che ci dà un'idea, al di là del 104, del 107, del 101, che se il 112, che separano nettamente chi giudica da chi accusa. Prendiamolo come un dato, ha ragione anche qui Beniamino Migliucci, di incompiutezza costituzionale, pur di far partire il provvedimento, perché non si fece soltanto per non aspettare ancora.
ma qua il 111 non ammette deroghe, terzo e imparziale. Noi chiediamo soltanto non una modifica, una presa d'atto di quello che è già nella Costituzione. La separazione delle carriere è nella Costituzione. E non credo che valgano, io per ovviamente non mi trattengo sui contenuti, guardate, la relazione al provvedimento è bellissima, non mi viene nessun altro termine, è completa, è veramente bella, cioè un penalista che legge quella relazione dice ah, finalmente c'è qualche cosa che è mia, cioè quella è una relazione che noi sentiamo come nostra, in genere, ci vedo qualche collega che mi comprende, le relazioni sono degli abiti paludati che vengono redatte dagli uffici legislativi per giustificare l'iniziativa. Quella è una relazione vera, in cui voi sentite la necessità di un cambiamento. Allora, per, diciamo così, illustrare brevemente il mio pensiero, ho scelto un metodo che qualche volta funziona, ed è il metodo cosiddetto omeopatico, cioè quello di prendere le patologie che altri ravvisano nel provvedimento e cercare di esorcizzarle come se fossero fantasmini, espressione non mia, ma di Niccolò Lipari, che è stato il mio primo maestro all'università, l'ultimo anno in cui ho insegnato a Bari, ho avuto la fortuna di averlo. Allora io prendo questo comunicato del simpaticissimo presidente Minisci, quindi è un comunicato che fa giurisprudenza, per cercare di capire perché qualcuno non vuole la separazione delle carriere. Qual è il motivo che ostacola davvero la separazione delle carriere? Allora, il primo motivo è il rischio di un PM sottoposto all'esecutivo, che viene agitato come se fosse la bandiera nera dei pirati dei Caraibi, ma questa è una cosa che non sta né in cielo e né in terra. E più volte la dici e meno vieni ascoltato. Noi abbiamo interesse a un pubblico ministero indipendente, perché un pubblico ministero come il parquet francese, che dipende dall'esecutivo, fa paura. Noi non vogliamo che la politica determini le procure, vogliamo pubblici ministeri indipendenti esattamente come i giudici. E vi dico subito, e non ho timore di dirlo, chi soltanto questa mattina ha segnalato il suo dissenso rispetto a sentenze di magistrati diverse rispetto a quelle del caso Rixi, segnalando la diversità, entrando nel merito delle sentenze dei giudici, non ci fa un favore. Noi non abbiamo interesse che la politica controlli la magistratura, esattamente il contrario. Vogliamo la politica e vogliamo la magistratura, assolutamente indipendenti, senza la possibilità che qualcuno a piedi uniti entri nei giudizi delle sentenze. L'attesa della sentenza, una critica al modo di giudicare, ovviamente critica sempre per chi allarga le maglie della giustizia, con l'attesa, con la bava alla bocca, che un giudice successivo possa rimediare all'errore che ha consentito una pena meno grave rispetto a quella che qualcuno dovrebbe avere. Momento molto difficile per la giurisdizione. Piedi per terra per volare alto, basi solide, necessità di principi costituzionali rigorosi e non perdere la bussola dei principi della presunzione di non colpevolezza, della personalità, della responsabilità, del principio rieducativo delle pene. E se voi pensate alla barbarie della pena accessoria eterna, se pensate alla violazione del 111 della prescrizione, capite bene che in Parlamento il penalista soffre. E soffre tanto, tantissimo. E si rende conto che si scrivono leggi che sono contrarie alla Costituzione, un'incostituzionalità quotidiana, perenne, pervicace, con dolo di proposito, anzi con una premeditazione assolutamente sconcertante. E proseguendo nel sistema omeopatico di lettura delle ragioni del perché no, cito Lucio Battisti, mi perdonerete, alla separazione delle carriere, il gravissimo rischio del PM sottoposto all'esecutivo, prezzo altissimo, poi si arriva alla cultura della giurisdizione del giudice, e PM va difesa da tutti perché garanzia di tutela dei diritti di tutti. Io, per la verità, nella mia esperienza professionale, conosco i pubblici ministeri che cercano di raggiungere un risultato e conosco il giudice che invece deve decidere fra la tesi dell'accusa e la tesi della difesa. Cioè la cultura della giurisdizione del pubblico ministero, per carità, rimane nel foro interno, è giusto che rimanga nel foro interno,
ed è possibile che si formi indipendentemente dalla separazione delle carriere. Dove sta scritto che il pubblico ministero separato non possa avere una cultura di matrice giurisdizionale? Cioè qualcuno mi deve spiegare perché si deve scambiare una opzione culturale, che può essere anche un avvocato, può avere la mentalità del pubblico ministero, del poliziotto, del musicista, per qualsiasi cosa. Cioè l'opzione culturale diventa uno strumento di percussione rispetto ad una, direi, una certezza di matrice costituzionale. Quindi evitate delle fughe tomistiche fra foro interno e foro esterno. Veniamo invece ai diversivi. I diversivi, i problemi della giustizia sono altri. Ecco, io quando ascolto sono altri, è un modo per non affrontare i problemi della giustizia. Sono altri, non bisogna riformare la magistratura anziché la giustizia. I veri problemi del sistema giudiziario, non coltivando una proposta di legge che rischia di fare un grave danno alla giustizia e ai cittadini. Allora io penso che le ragioni siano altre. Lo dico con molto rispetto, io sono un difensore della necessità in questo momento di dare alla magistratura una importanza, direi, epocale, che mai, credo, come in questo momento, bisogna riconoscerle, perché forse è un punto di riferimento. Ci resta il Presidente della Repubblica, la magistratura, la Corte Costituzionale, finché non l'attaccano. Perché questo tentativo è quello di smontaggio delle istituzioni. Allora io penso che, e lo dico con molta franchezza, i veri problemi sono di matrice culturale, perché il caro collega è difficile da schiodare nella logica del rapporto fra giudice e pubblico ministero, è un retaggio storico, è una sorta di paura di volare, è erroneo quanto viene riferito, l'abbiamo appreso l'altro giorno anche da Luciano Violante, che vi annuncio ha aperto alla separazione delle carriere, ha detto di non avere preclusioni, Luciano Violante, cioè uno dei guru della cultura di sinistra della magistratura, che si rende conto che di fronte alla Costituzione non ci sono appartenenze. Ha sostenuto, ma ci sono il 50% di sentenze di assoluzioni, l'ho sentito ripetere qualche minuto fa, ma mi spiegate che cosa c'entrano le assoluzioni con la separazione delle carriere? Ma perché noi vogliamo la separazione delle carriere per avere più assoluzioni? Ma mi sembra anche una deminuzio per l'avvocatura. Noi non vogliamo la separazione per avere meno condanne o più assoluzioni, ma perché l'ordinamento sia equilibrato e ci dia una risposta bilanciata fra i nostri diritti, quella dell'accusa e il giudice, che è il vertice di quel triangolo per esprimere un giudizio. Quindi è un equilibrio del giusto processo e non certamente uno strumento di miglioramento del trend delle assoluzioni. Ma mi avvio rapidamente alla conclusione. Un motivo decisivo per la separazione delle carriere è il diritto cosiddetto vivente o pseudo vivente, il processo mediatico. Il processo mediatico, e cito, scusate, Norberto Bobbio, che coniò questa espressione, sentenza anticipata, in una querela con Berlusconi, vado a non citare, ma soltanto in antitesi con Bobbio, figurate. E la sentenza anticipata del processo mediatico. Abbiamo avuto due casi, perché poi ogni penalista ha la necessità di calare nella realtà le proprie affermazioni. Caso Siri, caso Rixi. Caso Siri, informazione di garanzia, atto unilaterale del pubblico ministero, discrezionale pur nell'obbligatorietà dell'azione penale, ma sapete bene che l'iscrizione è un atto quasi random, sostanzialmente. Fra il 44, il 45 e il 21 la Cassazione ci ha insegnato che non ci sono regole se non delle sanzioni disciplinari. Quindi da questo punto di vista la informazione di garanzia costituisce un'espressione molto unilaterale del pubblico ministero. Bene, il processo mediatico fa sì che sulla scorta di un'informazione di garanzia si vada a decimare il governo. Cioè la selezione del governo deriva da un atto unilaterale del pubblico ministero. Questo è un paese che non credo possa vantare un altissimo tasso di civiltà rispetto alla presunzione di non colpevolezza dell'articolo 27. Ma non è diverso il discorso della condanna in primo grado di Rixi, perché anche lì quelle dimissioni spintanee, come mi piace chiamarle, per evitare problemi al governo, denunciano che cosa? Che vi è una tracimazione effettiva fra la funzione dell'accusa, la funzione della sentenza di primo grado, e la presunzione di non colpevolezza, cioè il cittadino non capisce chi è il pubblico ministero
e chi è il giudice, perché basta un atto di un pubblico ministero perché sia considerata una sentenza anticipata. Allora vogliamo dircelo chiaramente, senza ipocrisie, che c'è un pubblico ministero, che è pubblico ministero e tale è, e tale rimane per Costituzione, e un giudice che ha una funzione diversa. Il processo mediatico conferma clamorosamente quanto credo le Camere penali correttamente vogliano riservare. 112 della Costituzione. Io vi annuncio che sto riflettendo come relatore, e vorrei ovviamente approfitto di questa occasione di contraddittorio, come se fosse un dibattimento costruttivo, per dire che forse nella nostra modifica, io posso considerarla anche mia, essendo relatore, non è un'appropriazione in debito, è un'appropriazione debita postuma, per fatto successivo, nella nostra proposta si dice nei casi e nei modi, forse su cui nei casi io farei una riflessione, lascerei soltanto nei modi e toglierei i casi. Perché? Perché il rischio potrebbe essere che un governo, diciamo così, come posso dire, illuminato, può comportarsi come si è comportato Maddalena, cioè individuando una casistica che sia in linea con il principio di economia. Un governo molto meno illuminato potrebbe invece far propendere lo Stato verso una serie di iniziative che privilegino determinate azioni penali, magari tralasciandone altre. Quindi probabilmente i modi potrebbe essere un modo, scusate il bisticcio, più equilibrato per riformare il 112. Bene, credo di avere completato, mi resta soltanto un'ultima lettura, un'ultima considerazione. Questo è un provvedimento, quello della separazione delle carriere, che suona male in Parlamento. Lo dico ovviamente con ironia, perché non è un provvedimento che punta al consenso dell'elettorato. E voi avete mai sentito, io sono stato allievo di Renato Dell'Ambro, ma il diritto penale del consenso, cioè la norma penale che non è orientata verso, una volta si diceva il diritto soggettivo di punire, cioè verso il rapporto corretto fra Stato e cittadino nell'ambito di una fattispecie tipica chiaramente individuata, eccetera, eccetera, ma che è determinato a provocare nel magma della rete un consenso che possa essere immediatamente immagazzinato e poi immediatamente riproposto magari con un provvedimento di tipo economico, cioè una sorta di frullatore del consenso mediatico e al tempo stesso indeterminato, in cui il diritto penale ha un ruolo. Ma pensate, qui chiudo, chiudo con una immagine zelidiana, fatemi passare questo neologismo: voto di scambio e legittima difesa. Il collega Vazio ricorderà questo spettacolo, non se lo ricorda, ma lo ricordo io. Uno spettacolo a cui abbiamo assistito: si discute del voto di scambio, un'altra norma terribile. Guardate, tra parentesi, che qual è il trend di questo Parlamento? Eliminare la politica come rapporto personale. Anziché un rapporto persona-persona, c'è un rapporto a persona-schermo. Quindi una spersonalizzazione della politica. Quella norma sul voto di scambio politico elettorale mafioso dissuade dalla politica, è un dissuasore dalla politica di territorio, perché ci sono partiti che dalla politica di territorio non sanno che farsi. Ma detto questo, voto di scambio, abbiamo assistito a questo spettacolo. Di fronte a noi il governo, qual era il governo? Soltanto il Movimento 5 Stelle. Cioè sul voto di scambio avevamo una teoria di sottosegretari e ministri del governo 5 Stelle. Si passa alla legittima difesa lo stesso giorno, via i 5 Stelle, il governo, soltanto il governo della Lega. Allora voi ditemi se il diritto penale può essere mortificato fino a questo punto, perché a fine corsa ciascuno dovesse mettersi la coccarda in petto del voto di scambio della legittima difesa. Io dico che non ci sto, combatto e combattiamo tutti quanti insieme. Portare questa riforma in porto non ha soltanto un valore costituzionale, ha un valore simbolico. Vuol dire che gli avvocati sono capaci di riforme e di cose serie. Io mi batterò per questo. Ringraziamo l'onorevole Sisto, un intervento
direi lucido e sapiente di chi vive con, come dire, con consapevolezza l'esperienza di parlamentare e di avvocato. Sono ancora in tempo, spero di non aver fatto torto a nessuno, per salutare i presidenti delle Camere Penali della Campania, l'avvocato Felice Bell'Uomo, presidente della Camera Penale di Napoli Nord, l'avvocato Gigi Petrillo, presidente della Camera Penale di Avellino, l'avvocato Francesco Petrelli, presidente della Camera Penale di Santa Maria Capovetre, e saluto anche in fondo, che è sempre lì nascosto, l'avvocato Erasmo Fuschillo, penalista d'onore della nostra Camera Penale. L'avvocato Ermanno Carnevale, sì, che pure è qui con noi, Nicolas Balzano, presidente ora annunziato, l'avevo già salutato. La parola all'onorevole Franco Vazio, perché ci offre i suoi spunti di riflessione rispetto ai temi sin qui trattati e ci dica anche un po' qual è il ragionamento, la riflessione, se è una riflessione, come dire, matura, finalmente matura, oggi all'interno del suo partito. Grazie. Beh, tanto grazie a chi ha pensato, organizzato questo dibattito. Tanti sono stati gli spunti di coloro che mi hanno preceduto, a partire dal presidente e amico Beniamino Migliucci e dal presidente del Tribunale di Nola, Piccardi, che in maniera anche un po' provocatoria ha introdotto alcuni elementi che credo che meritino una qualche riflessione. Ma lo dico in esordio al mio intervento, non credo, lo dicevo prima sottovoce all'amico Migliucci, che trasformare questo progetto, questa proposta, questa grande idea come la battaglia degli avvocati penalisti aiuti a portare a casa un risultato. Non è una proposta contro qualcheduno, non è la proposta di una parte, ma è la proposta ordinamentale che si inserisce in un percorso normale, in un percorso ordinato della nostra Costituzione. E quindi i toni dell'una parte Piccardi e dell'altra del collega e amico Sisto, che mi vedono magari attraversare l'Italia spesso per commentare le norme del diritto penale, del codice di procedura penale, che possono aiutare a portare a casa questo risultato. Che tra l'altro è un tema, la separazione delle carriere, che nasce da tanto tempo che viene mistificato un po' da una parte e un po' dall'altra in maniera impropria, perché noi abbiamo ottenuto, il paese, i cittadini, l'affermazione di un principio, quello all'interno dell'articolo 111, che dovrebbe essere scontato al pari di quello della separazione delle carriere, e cioè che un cittadino deve aspettarsi di essere giudicato in un tempo ragionevole da un giudice terzo. Se seguissi il principio della necessità che qualcuno ha introdotto prima di me, non ci sarebbe stata necessità di affermarlo con tanta importanza, con tanta forza, all'interno dell'articolo 111. E invece il legislatore ha ritenuto di affermare all'interno dell'articolo 111 questo principio, al pari di tutta un'altra serie di principi che per il paese, che per la cittadinanza, per tutti quelli che vivono all'interno dell'Italia, ritengono che invece doveva essere inserito ed affermato. E badate bene che il tema della separazione delle carriere si inserisce dopo la promulgazione del codice di procedura penale, che anticipa questo percorso. Perché io mi ricordo, quando ero un praticante, i primi anni,
che esisteva un giudice e con a fianco un pubblico ministero che a volte veniva occupato da qualche collega che si improvvisava a fare il pubblico ministero. E con la promulgazione invece del nuovo codice di procedura penale abbiamo avuto anche fisicamente una trasmigrazione del pubblico ministero sullo stesso piano dell'avvocato. C'è il giudice e di fronte ci sono avvocati e pubblici ministeri. Ma c'è proprio un cambiamento di filosofia. C'è stato un cambiamento di filosofia dove ad un regime inquisitorio, ad un processo inquisitorio, si è sostituito un processo accusatorio, un processo di parte, un processo dove un pubblico ministero fa delle domande ad un giudice ed un giudice, sentito il difensore, pronuncia una sentenza, un'ordinanza, emette dei provvedimenti. E quindi cosa noi chiediamo? Cosa viene chiesto con questo processo, con questa nuova proposta di legge? Che si dia corso naturale allo sviluppo che è già consistito, è già insito nell'articolo 111, cioè a un giudice terzo ci sono delle parti, e si dia gambe e corpo, idee a quello che è già insito nel codice di procedura penale. Non c'è da avere paura. A me spaventa un po', vi dico con grande franchezza, l'impostazione data dal presidente del tribunale Piccardi, perché io non ho paura dei pubblici ministeri. Mi fa specie che venga introdotto il concetto di paura da parte dei giudici, quasi che la separazione delle carriere consentisse ai pubblici ministeri di fare ciò che vorrebbero fare, ma che grazie alla presenza di un giudice invece non fanno. Allora, io non credo, cari partecipanti a questo convegno, che sia così. Non lo credo perché conosco i pubblici ministeri, li frequento come avvocato e non mi pare che abbiano questa infervorazione di parte. Ma credo che sia giusto invece apprezzare e pretendere che un pubblico ministero faccia il suo lavoro, abbia la sua formazione nell'ambito di una forma mentis che tutti i più grandi giuristi che si sono succeduti dopo l'approvazione della Costituzione reclamano e pretendono. C'è un aspetto, dicevano prima di Falcone, ma mi verrebbe da citare Calamandrei, Montesquieu, Conso, presidente emerito della Corte Costituzionale, che non solo aprono alla discussione, ma che loro affermano che è una stortura non prevedere un percorso separato per i magistrati giudicanti dai magistrati inquirenti. Ma vedete, c'è un aspetto, io lo dico all'amico Beniamino, me lo posso permettere perché ormai ci conosciamo da qualche anno, bisogna fare attenzione, è un percorso complicato, scivoloso. Noi abbiamo creato un intergruppo molto partecipato dove ci sono appartenenti di tutte le forze politiche e questo aiuta e rafforza. E però bisogna sapere che non su tutti i temi della proposta di legge c'è eguale accordo e sensibilità. Io esprimo la mia, che non vuole essere omogenizzante di quella di tutti o prevaricante rispetto a quella di altri, ma credo che il tema sull'esercizio dell'azione penale, il tema relativo alla nomina dei magistrati, il tema relativo al peso della parte laica rispetto alla parte togata nel Consiglio Superiore della Magistratura siano tre temi che mettono a rischio, secondo me, il percorso principale, cioè quello della separazione delle carriere. È vero quello che diceva il collega Sisto sul tema dell'esercizio dell'azione penale. Ma se io guardo a questi 5 anni, proprio per le ragioni che diceva l'onorevole Sisto
e cioè quello di aver assistito negli anni, soprattutto in questi mesi, ad un utilizzo del processo penale, del diritto penale, come una clava mediatica, e dove in questi mesi abbiamo assistito a dei giudizi veementi nei confronti della magistratura su temi propri e legittimi esercitati dalla magistratura. Mi viene in mente un membro del governo che brandisce un provvedimento di un giudice dicendo: ma tu non sei stato eletto, io lo sono stato, con quale arbitrio tu mi notifichi un provvedimento di questa natura? Allora io dico che a me fa un po' paura vedere introdotto in questo provvedimento un condizionamento dell'esercizio dell'azione penale laddove si dice nei modi e nei termini della legge. Perché se faccio il paio con le norme approvate in questi mesi, a me fa molta paura, perché in questi mesi abbiamo assistito all'approvazione di norme che non un avvocato penalista, ma un qualsiasi cittadino non si sarebbe mai immaginato che potessero essere approvate. Noi abbiamo scardinato principi consolidati, prassi consolidate, norme di garanzia consolidate in forza di una piazza che reclamava lo scalpo di una parte o che reclamava magari un briciolo di notizia per fare e per entrare nel talk show televisivo. Non voglio fare l'elenco, ma mi penso allo spazzacorrotti che grazie, io devo dire, all'intervento del ministro Salvini, che io ho interpellato mentre stavano approvando quel provvedimento e che gli dissi: guarda che tu hai tantissimi amministratori, da domani li avrai tutti in carcere, perché se è ammesso il fatto che un qualche testimone possa andare dal pubblico ministero dopo aver tentato di corrompere un amministratore, questo amministratore abbia rifiutato una mazzetta e questo per il va al pubblico ministero, te lo fa arrestare. Grazie a Dio quella norma venne tolta ed è stata tolta, ma nello spazzacorotti ce n'erano altre norme e ce ne sono altre norme che cozzano con questi principi. E allora cosa voglio dire? Voglio dire che è pericoloso. Non abbiamo, lo dico a me stesso, la maturità democratica. Non abbiamo l'equilibrio democratico che hanno altri paesi. In altri paesi dell'Europa o in altri paesi del mondo certe cose non avvengono. Certi giudizi nei confronti degli altri poteri non vengono dati. C'è rispetto delle istituzioni, c'è più rispetto per gli altri poteri. Lo dico, mi assumo una responsabilità collettiva, ma lo scagliarsi nei confronti di una parte ci deve far pensare che quel tipo di ragionamento non è maturo forse oggi, o comunque merita un approfondimento ulteriore. Così, e fa il paio con questo, il peso della parte laica nel Consiglio Superiore della Magistratura, così la nomina dei magistrati tra gli avvocati, tra i professori. Noi abbiamo una norma costituzionale che prevede l'assunzione attraverso il concorso pubblico. Credo che questo principio, scardinarlo in questo contesto temporale e senza un'adeguata riflessione e maturità, potrebbe creare le condizioni per non discutere invece dell'argomento principale, che è quello appunto della separazione delle carriere. Io mi avvio alle conclusioni dicendo che non sarà un percorso semplice.
sarà un percorso scivoloso, come ho detto, dove abbiamo dalla nostra parte l'avvocatura, abbiamo dalla nostra parte una parte importante anche della magistratura, perché ci sono stati molti giudizi positivi su questo tipo. È ovvio che non c'è un giudizio unanime, ma questo ci può anche stare. Non ci deve spaventare una cosa, ma non ci spaventa neanche il fatto che un magistrato ci venga a dire che la naturale evoluzione di un processo penale, la naturale fine di un processo penale, la sentenza di condanna e non la sentenza. Ma questo noi siamo un po' abituati a averlo sentito, e anche se stupisce in un auditorio di avvocati, noi sappiamo che per taluni magistrati questo potrebbe essere. Ciò nonostante, credo che una parte della magistratura ritenga questo tipo di ragionamento giusto e forte. Ci aiuterà il tipo di legge che è stata proposta, che è una legge di tipo di iniziativa popolare, e quindi sotto questo profilo nasce dal basso, nasce da un'esigenza sentita, condivisa. Ma dobbiamo insistere e dobbiamo soprattutto evitare delle scorciatoie. E dobbiamo, secondo me, evitare, l'ho detto in apertura, che questa legge venga percepita come una legge di una parte. È una legge, questa, ed una riforma che non è contro qualcuno, ma ribadisce un criterio di giustizia procedimentale, ordinamentale, come avete detto precedentemente, e che risponde a un criterio di garanzie per i cittadini fondamentali. Non è contro qualcuno, ma è per qualcuno, e questo qualcuno è un cittadino, e questo ci deve dare la forza per andare avanti, ma anche l'equilibrio di valutare la diversa sensibilità che molta parte dell'opinione pubblica e anche del Parlamento possa avere su alcune questioni di tipo differente. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Franco Vazio per il contributo alla discussione offerta e per aver anche, come dire, rilevato in maniera, come dire, critica quelli che secondo lui sono dei punti, insomma, migliorabili sicuramente della riforma. Leggo brevemente una lettera che mi è pervenuta dalla parte dell'avvocato dell'onorevole Lello Vitiello, che per motivi personali non è qui con noi. Caro Vittorio, sono rammaricato di non poter intervenire perché queste occasioni di confronto fra avvocati e magistrati sono fondamentali per comprendere la giustezza di una separazione che non mortifica alcun ruolo e anzi valorizza il paradigma processuale voluto nel 1988. Se potessi riassumere il mio intervento in poche battute, avrei provato a trasmettervi come è maturata in me l'idea che oggi, più che mai, questa separazione sia non una lotta di classe, quella forense, ma una battaglia di civiltà giuridica con una ricaduta immediata sugli operatori del diritto e sui cittadini, su quelli che ancora nutrono fiducia nella giustizia. Inizialmente, quando ormai frequentavo l'università solo per tenere allenata la mente, in modo da guardare al processo penale con una visione non troppo settaria, potenzialmente inquinata dalla mia naturale collocazione in quella triade di giudicanti di carneluttiana memoria, ritenevo che proprio la comune cultura della giurisdizione avrebbe sempre prodotto magistrati del pubblico ministero capaci di comprendere e usare la terzietà e farsene portavoce anche nel corso delle indagini, perché vedevo nell'articolo 358 del codice di rito le ragioni per dare all'obiettività lo stesso valore della terzietà, proprio lì dove la presenza del giudice è solo eventuale. Dopodiché ho imparato che lo studio del processo non può prescindere dalla quotidianità delle aule e dalla patologia delle prassi, e ho compreso anche a mie spese che l'obiettività non può sovrapporsi alla terzietà. E in realtà non deve, perché diventerebbe un ossimoro giuridico. Il pubblico ministero deve avere una sua teoria accusatoria e ha il diritto di sbagliare, e però il suo potenziale errore deve poi trovare la cura. Ed è proprio qui che nasce il cortocircuito. Lo stesso percorso per l'accesso e la medesima scuola di formazione, prima e dopo il concorso, destinano alla magistratura requirente lo stesso diritto di interpretazione del fatto penalmente rilevante della magistratura giudicante, e al contempo inducono quest'ultima a dare, anche inconsapevolmente, maggiore valore alla tesi accusatoria rispetto a quella difensiva, soprattutto nella fase delle indagini, laddove il controllo è fugace e inevitabilmente poco approfondito.
una deriva giurisdizionale che il migliore degli avvocati riesce solo di rado a fare da argine. Una deriva giurisdizionale che contraddice questo modello processuale che ha inteso, oramai oltre 30 anni fa, ben distinguere l'accusatore dal giudice. Potendo tornare sui propri passi, probabilmente sarebbe stato necessario discutere non su come salvaguardare il valore probatorio delle indagini, vedi le sentenze additive della Consulta del 92, bensì sulla tenuta dell'obbligatorietà dell'azione penale, sul nuovo significato di ragionevole durata, costituzionalizzata solo nel 99, ma ancora lettera morta nelle aule di giustizia e fuori, dove si confonde con la prescrizione, e soprattutto sul senso di una colleganza dei magistrati, requirenti e giudicanti, ormai anacronistica. Non aggiungo altro, anche perché ritengo traspaia ormai il dispiacere di non essere lì con voi. Sono certo comunque che non sentirà la mia mancanza, perché è ospiti molto più qualificati di me per comprendere la ratio di una proposta di legge che è sempre utile ricordare, rappresenta l'espressione di una volontà popolare non politica. Di questo occorre ringraziare Beniamino Migliucci e Gian Domenico Caiazza, che saluto con affetto, unitamente ai colleghi e amici che oggi sono lì a sostenere l'iniziativa della Camera Penale di Nola. Infine consentimi di rivolgere un saluto particolare a tutte le istituzioni presenti e in particolare ai magistrati che già con la loro partecipazione dimostrano la volontà di rifuggire da posizioni precostituite, ma non poteva essere altrimenti, conoscendo per motivi squisitamente professionali la lungimiranza e la cultura giuridica del Presidente Picard, Catello di Chieti. Consiglio dell'Ordine ed uno dei primi firmatari della proposta, anche per capire dal senatore che aria si respira poi all'interno del Movimento 5 Stelle rispetto ad un tema così interessante. Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie per questa opportunità e questo ulteriore invito rispetto ad una interlocuzione che tra di noi avvocati va avanti ormai da anni, soprattutto su questo tema. Ringrazio tutti gli autorevoli anche ospiti qui a Nola presenti per un arricchimento di un dibattito che mi fa rievocare qualche periodo addietro, quello della primavera del 2017, se non ricordo male. Ero in un'altra veste, avendo avuto l'onore della rappresentanza istituzionale di questa avvocatura, quando un'avvocatura che faceva seguito ad una riforma dell'ordinamento professionale forense con la 247 del 2012, che aveva conferito a distanza di 80 anni quasi dalle precedenti regole, un nuovo ruolo sociale, una funzione sociale molto significativa e molto rilevante per l'avvocatura, che si è fatta trovare pronta proprio in quel momento a recepire istanze di civiltà giuridica, se vogliamo, e a portarle all'incasso attraverso quelli che erano dei banchetti. E ricordo perfettamente, Vittorio, quella grande manifestazione di carattere nazionale che a pochi metri da questo luogo così importante ci vedeva, anche con un minimo forse di scetticismo, protagonisti nel rappresentare delle criticità evidenti, nel rappresentare agli avvocati, e quindi loro tramite nella loro funzione di mediatori sociali ai cittadini, quelle che erano delle criticità di carattere sociale, di carattere costituzionale, di carattere fattuale ed in ultimo di carattere processuale. Erano dei dati evidenti che facevano seguito ad un lavoro importante dell'Unione Camere Penali Italiane. Ringrazio Beniamino Migliucci, all'epoca presidente e tuttora coordinatore di questo importante comitato, che poi ha avuto uno sviluppo e un dibattito che si è arricchito via via a livello nazionale, e la Camera Penale di Nola si fece trovare attenta ad intercettare questo passaggio e veicolarlo attraverso questi banchetti, che è un'accezione molto semplice, molto lineare nel confronto con i colleghi e con i cittadini. Ma ben ha detto Beniamino Migliucci, quando qualcuno si avvicinava per la prima volta si meravigliava per dire: ma non è già così, rispetto ad un dato che dovrebbe essere già acclarato. Per non parlare poi chi si avvicinava ed era già incappato in problematiche di carattere processuale e giudiziario. Per cui lo facciamo a distanza di un breve ma intenso periodo che ha visto l'avvocatura a livello nazionale raccogliere firme. Lo facciamo attraverso quello che è un mio osservatorio al momento molto interessato, che è in questo momento al Senato, ma ovviamente è avviato il procedimento con le audizioni in Commissione Affari Costituzionali alla Camera,
ma i rumors e l'attenzione che sto percependo sono molto significativi e molto positivi. Ne è testimonianza anche l'intergruppo parlamentare alla Camera che si è costituito ed è a livello trasversale con tutte le forze politiche, sicuramente un dato significativo di questi tempi dove particolarmente aspro è il dibattito su taluni temi forse particolarmente divisivi. E quindi il merito e la consapevolezza del Parlamento in questo momento, che non è scontata. La consapevolezza del Parlamento che non è scontata e a mio modo di vedere è un primo risultato significativo che deve essere portato avanti e tra virgolette portato all'incasso in questa fase importante anche del Paese, della vita del Paese, ed è uno snodo essenziale in un momento anche di grandi riforme, di cambiamenti, soprattutto quelli di qui a qualche settimana, credo, con la riforma del processo penale e la riforma del processo civile. Importante pure il ruolo del Comitato senza i partiti politici, ma con le sensibilità dei partiti politici, di tanti esponenti, soprattutto che vengono dal mondo del diritto, operatori del diritto, che hanno recepito in pieno un tema che tra l'altro era stato anche oggetto di referendum in passato, e ricordiamo bene quello che è avvenuto, e un tema che prende le mosse dall'articolo 111 della Costituzione, più volte evocato, che forse per certi versi è rimasto anche un po' isolato, tra virgolette, nella applicazione e nella evoluzione, ma è una proposta questa che io ho letto attentamente anche attraverso la relazione, e condivido quello che diceva il collega Sisto, una relazione compiuta, completa, particolarmente significativa, ma che si articola in una proposta ambiziosa, particolarmente ambiziosa, che investe diversi articoli della Costituzione e che non è soltanto riferita alla separazione delle carriere, perché è questo il tema, ma ci sono una serie di ramificazioni che vanno verso temi decisivi, centrali, anche per il futuro, per la prospettiva del diritto penale in particolare, come l'obbligatorietà dell'azione penale e la nuova composizione, l'ipotesi di nuova composizione del Consiglio Superiore della Magistratura con la scissione e addirittura con i concorsi separati. E mi fa piacere anche vedere cominciare a discutere di un dato che non può non essere bypassato, che è quello della comparazione di carattere europeo. È un dato europeo che vede una serie di paesi, ma parliamo già di Francia, Germania, di modelli diversi, ma che hanno già scelto questa strada. Svizzera, per certi versi anche l'Inghilterra, seppur con un sistema tutto particolare, quello inglese. Portogallo, modelli diversi, ma che devono anche in questa fase essere presi ad oggetto di studio in questa fase parlamentare così significativa e così intensa. L'evoluzione vi è stata attraverso quello che si legge nella relazione e quello che è emerso anche dagli interventi che si sono susseguiti, interventi del Parlamento europeo nel 1997, del Consiglio d'Europa nel 2000, interventi di autorevoli rappresentanti del mondo dell'Accademia, del mondo della magistratura. È stato più volte evocato Giovanni Falcone, cioè attraverso le sue dichiarazioni, non solo a mezzo stampa, ma anche attraverso monografie, quindi con dei testi documentati in questo senso. Lo stesso Giovanni Conso, che pure è stato evocato. Fino ad arrivare a un qualcosa di interessante, Beniamino Migliucci l'ha citata, una sentenza della sesta sezione della Corte di Cassazione addirittura del settembre 2018, dove si faceva riferimento espressamente ad una ipotesi di forma mentis del giudice, forma mentis del giudice diversa con una formazione culturale oppure con una scelta ordinamentale. E questo è lo snodo su cui deve essere orientato, credo, anche il dibattito, perché poi il merito dell'Unione Camere Penali Italiane, dell'avvocatura penalistica in questa fase, è proprio questo, quello di aver suscitato un dibattito che forse per certi versi vi era, ma era sopito, era all'atere, a margine delle aule di giustizia, forse troppo perimetrato a noi
avvocati, agli operatori del diritto, ma il merito è stato proprio questo di offrire alla discussione sia del Parlamento, che ripeto ha assunto una nuova consapevolezza, ma anche dei cittadini che per certi versi o vedevano troppo scontato un dato oppure non erano a conoscenza di dati e di approfondimenti che merita la fattispecie che ci occupa. Il tema è quindi primario quello della comparazione con gli ordinamenti europei. Su questo punto, anche in vista di quello che sarà il mio intervento poi in Parlamento, mi riservo di fare una più approfondita valutazione. Ma un altro tema che a me è sempre stato molto caro e che forse si collega con quello dell'obbligatorietà e della possibilità dell'azione penale è quello riferito alle scoperture, al dato ormai evidente in numerosissimi uffici giudiziari, alla carenza spaventosa, ai sottodimensionamenti degli amministrativi, dell'organico degli amministrativi e magistratuale. Un tema su cui da anni mi sono battuto e ci siamo confrontati più volte su questo fronte, in un momento anche importante per la pubblica amministrazione, nell'interlocuzione anche con capi degli uffici giudiziari, proprio di questi tempi, con il provvedimento quota 100 tra l'uscita e l'entrata, sono state ravvisate diverse criticità, poi sopperite anche attraverso una rimodulazione e una deregolamentazione del 165 con un impegno molto forte del governo sia in manovra economica dal punto di vista finanziario sia con la possibilità di assumere tanti altri amministrativi e tanti rappresentanti della magistratura togata, ma vertici di uffici che sanno e hanno poi forse delle difficoltà ad attuare l'obbligatorietà dell'azione penale, a capire che forse non tutto si può fare, anche in riferimento alla grandezza, credo, dei singoli tribunali e della singola incidenza in determinate aree. Parlo della nostra, ma la nostra è la cifra di quello che avviene non solo nell'area metropolitana di Napoli, ma in larga parte del Mezzogiorno, dove incidono e vi sono problematiche di carattere economico, sociale, ambientale, criminale, che fanno veramente convergere di tutto verso l'azione penale. E credo che un dato riferito alla grandezza dei singoli tribunali, alle singole città, ai singoli circondari, debba essere fatto. È un dato questo che nella discussione debba essere tenuto conto e di qui ricondurre ad una previsione normativa è un qualcosa di dirompente rispetto al passato, ma di significativo, ma a mio modo di vedere anche di una presa d'atto di quella che è una realtà che si offre oggi nell'ambito delle possibilità di offrire giustizia rispetto a quelle che sono le previsioni attuali. È stato citato il 132 delle disposizioni di attuazione sulla formazione dei ruoli di udienza, evidentemente dei dati che non si sono rivelati poi sufficienti rispetto a questa necessità di rimodulazione dell'obbligatorietà. E la panpenalizzazione, che più volte è stata citata, è un'altra cifra di quello che è avvenuto nel corso degli anni rispetto alla proliferazione di fattispecie criminali in determinati settori, anche in forte evoluzione, perché poi anche la qualità dell'indagine, le metodologie di indagine e la stratificazione dei diritti, perché ci ritroviamo con dei diritti che da diritti politici, diritti economici, diritti di terza generazione cosiddetti, hanno portato ad un approccio nuovo, ad una necessità nuova di formazione e di settorializzazione del giudice inquirente e quindi di quel particolare approccio che meriterebbe e merita una struttura ad hoc. È, ripeto, una riforma particolarmente ambiziosa. Noi in questa fase non credo possiamo fare altro, avendo l'obbligo da decisori politici pro tempore di cercare di portare all'incasso e alla discussione tutto quello che è il dibattito, tutto quello che è anche un pomeriggio come questo, che sicuramente avrà dei documenti ed un seguito, e su cui
ritorneremo anche di qui a breve. Io ovviamente da avvocato e da colui il quale ha anche firmato sin dal primo momento, sto portando avanti anche con la mia forza politica questo percorso. Mi riservo di essere vicino all'Unione Camere Penali ancora nel prosieguo finché non ci sarà l'approvazione. Grazie. Ringraziamo il senatore Urraro. Do la parola al dottor Giuliano Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ringrazio vivamente per aver accettato di partecipare a questo dibattito, ben sapendo di trovarsi probabilmente in minoranza. Prego. Vi ringrazio io per l'invito, perché davvero credo sia importante confrontarsi, ascoltare le ragioni, ragionare insieme e arrivare a delle conclusioni. Credo che a proposito di abitudine culturale, un pubblico ministero, quale sono pienamente nella giurisdizione, è abituato ad ascoltare le ragioni degli altri, dell'altro, delle parti, di tutte le parti, senza partire da un'idea precostituita. Devo dirvi francamente che oggi ero curioso di ascoltare le ragioni vere, quelle profonde alla base di questa iniziativa, questo disegno di legge costituzionale di proposta popolare. Francamente credo che siano emerse più ragioni per rimeditare complessivamente su un'iniziativa di questo tipo e sugli effetti che potrebbe avere, piuttosto che per convincersi che stiamo seguendo una strada giusta. Colgo degli spunti disordinati. Si è parlato, ad esempio, in diversi interventi di processo penale e di risorse. In quel comunicato che ha letto l'onorevole Sisto si diceva che i problemi erano altri. I problemi sono altri della giustizia italiana. E abbiamo iniziato un percorso di confronto con l'avvocatura, con le camere penali, al Ministero, sia per la riforma del processo penale che di quella del processo civile. Anche nell'ultimo intervento il senatore Urraro ha parlato di risorse. Evidentemente concentrarsi in quel percorso, ragionare anche sul processo penale, capire le istanze alla base di questo disegno di legge costituzionale, come possono essere soddisfatti attraverso il processo penale, secondo me è la strada giusta per non dividersi tra di noi, per non separarci anche tra di noi, perché c'è un percorso comune che possiamo fare con l'avvocatura. Ho sentito gli interventi che mi hanno preceduto riferimenti al processo mediatico, che è un tema sensibile anche per i magistrati, soprattutto in questo momento, soprattutto con una comunicazione immediata, spesso in alcun modo meditata, superficiale, attraverso i social network, non solo dalle parti processuali, da comuni cittadini, spesso anche da esponenti istituzionali. Ma mi chiedo, davvero pensiamo che un processo mediatico, come ormai inevitabilmente i mezzi di comunicazione ci portano ad avere nel nostro paese, sarebbe più garantito da un pubblico ministero separato dai giudici? Perché è inevitabile che questo tipo di iniziativa costituzionale porti a quell'esito. L'onorevole Vazio ha parlato di mancanza di maturità democratica, di equilibrio democratico in questo paese, facendo riferimento non alla separazione delle carriere, perché intitolato separazione delle carriere di magistrati, disegno di legge costituzionale, ma credo che noi tutti, se vogliamo ragionare veramente su questo testo, dobbiamo ragionare sul complessivo impianto. Non si tratta soltanto di separazione delle carriere. Qua si parla dell'articolo 112 della Costituzione, l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, è un principio cardine del nostro ordinamento, non riguarda soltanto l'indipendenza del pubblico ministero, riguarda l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Lo ha più volte ribadito la Corte Costituzionale. E usciamo anche da un equivoco. Le priorità sono state fissate in alcuni uffici giudiziari a partire dalla fine degli anni 90, in periodi veramente emergenziali, in cui senza alcuna ipocrisia alcuni capi degli uffici hanno deciso di seguire quel percorso. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha affrontato più volte il tema. Le priorità, come sono intese dall'organo di governo autonomo, non riguardano la possibilità di accantonare i procedimenti penali, non riguardano la possibilità di deflettere al principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, che resta un cardine del nostro ordinamento costituzionale, riguardano un profilo organizzativo, un profilo di allocazione delle risorse.
Peraltro anche sul tema, anche sull'articolo 110 della Costituzione, siamo forse fuori tempo massimo, era un'esigenza molto più sentita negli anni passati. A proposito di risorse, qualcosa si sta muovendo. Nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia ha iniziato le assunzioni di personale amministrativo, si sono ripresi i concorsi per magistrati, si va verso la prospettiva del pieno organico, questo Parlamento ha approvato un aumento dell'organico della magistratura di 600 unità. Abbiamo chiesto delle riforme processuali, sono arrivate, ad esempio per quanto riguarda la depenalizzazione, la situazione negli uffici di procura non è fortunatamente in prospettiva più quella che esisteva 10 o 15 anni fa. L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale potrà riprendere ad essere una realtà in questa prospettiva, quindi incidere oggi su questo principio significherebbe scardinare uno degli elementi che regge il nostro impianto costituzionale, con riferimento anche alla posizione ordinamentale del pubblico ministero. Così come, se leggiamo tutto il disegno di legge costituzionale, la necessità di intervenire sulla composizione dei due consigli superiori della magistratura. Ora non vorrei utilizzare cose particolarmente suggestive o allarmanti, però quando ho parlato a un collega polacco un paio di anni fa della situazione in Polonia, mi ha detto, la cosa mi ha colpito, da noi è iniziato separando le carriere e prevedendo una diversa composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, dei due Consigli Superiori della Magistratura. Poi sono andato a vedere in cosa consiste, attraverso una serie progressiva di adeguamenti, i due Consigli Superiori in Polonia prevedono 15 componenti, i quali 13 sono magistrati ma eletti dal Parlamento. Ecco, toccare quegli equilibri incide sulla autonomia e indipendenza della magistratura in ogni caso. Quindi diciamo che il disegno complessivo non riguarda soltanto la posizione del pubblico ministero, riguarda la magistratura tutta, perché un tipo di intervento di questo tipo inevitabilmente inciderà anche sulla posizione ordinamentale dei giudici. Non nascondiamoci, se vogliamo dirci le cose, la nostra preoccupazione è questa. Quando parliamo di equilibri costituzionali facciamo riferimento a questo disegno complessivo. Per quanto riguarda le ragioni, vi dico sinceramente, il presidente Picardi ha parlato da cittadino, io veramente mi spoglio il ruolo di pubblico ministero, io non mi sentirei lo stesso pubblico ministero con una separazione delle carriere. Ve lo dico sinceramente, non penso che nella magistratura ci sia consenso rispetto alla prospettiva della separazione delle carriere, ma per ragioni tecniche, conoscendo il nostro ordinamento, sembra un po' la traslazione che è stata fatta negli anni passati spesso tra la necessità di riforme processuali e di quelle ordinamentali. Quando si parlava di riforma della giustizia in modo generico, una cosa è il processo civile, il processo penale, una cosa è lo status ordinamentale dei magistrati. Non confondiamo i piani, qui stiamo parlando proprio di ordinamento giudiziario, della posizione costituzionale della magistratura con tutte le ricadute che ha. Le esigenze che sono alla base, appunto, o c'è del non detto, oppure questa esigenza di terzietà, secondo noi, è garantita anche con il nostro attuale sistema. Lo sappiamo che è un sistema ordinamentale della magistratura, se non unico, raro nel panorama occidentale. Teniamocelo stretto, ci sono ordinamenti che ce lo invidiano, ci sono raccomandazioni del Consiglio d'Europa. C'è la Corte di Giustizia che l'altro giorno, a proposito dell'autorità giudiziaria e di emissione del mandato di arresto europeo, parlando del pubblico ministero tedesco, dove le funzioni sono separate tra giudici e pubblici ministeri, pur potendo passare i pubblici ministeri dall'una funzione all'altra, però parlando di quel pubblico ministero, perché poi il tema di fondo è questo, la nozione di autorità giudiziaria emittente, a proposito del mandato di arresto europeo, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette direttamente o indirettamente a ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un ministro della giustizia, nell'ambito dell'adozione di una decisione relativa all'emissione di un mandato di arresto europeo. Questa è la prospettiva, questo è il rischio che noi vediamo concreto intervenendo con la separazione delle carriere e anche con le altre norme che sono previste nel disegno di legge costituzionale. E più volte è emerso il tema della colleganza, perché si dice, perché lo ha detto il presidente Migliucci per primo, non è un argomento valido quello della colleganza, però poi ho sentito che nei vari interventi è tornato quello della colleganza. Ragionando per paradossi, ritenete sia giusto separare la carriera dei giudici di primo grado da quella dei giudici dell'appello?
o dal GIP, del GIP rispetto all'esame, credo che non sia veramente un argomento vincente rispetto alla necessità di separare le funzioni, di separare le carriere di pubblici ministeri e giudici. Peraltro, se vogliamo considerare l'assetto attuale ordinamentale, il cambio funzioni tra giudici da pubblico ministero a giudice intorno al 2%, quello da inverso intorno al 5%, c'è una rigidità che noi francamente abbiamo anche trovato eccessiva. Vi dico la verità, io sono in magistratura mentre approvavano l'ordinamento, il nuovo ordinamento giudiziario, e ci ho pensato più volte, mi sembrava strano il sistema precedente, cioè quello nel quale un giudice o un pubblico ministero potevano nello stesso ufficio cambiare funzioni e passare da un piano all'altro. È un tema reale, sentito ed è condivisibile che si sia disciplinato il passaggio delle funzioni, però forse si è andato un po' oltre, anche quello andrebbe rimeditato. Perché in un ordinamento che è diviso per circondari di tribunale e per distretti di corte d'appello, il legislatore ha ritenuto di creare le incompatibilità provinciali o regionali, è abbastanza eccentrico, forse quello risulta eccessivo, ma una regolamentazione c'è, una regolamentazione che possa garantire esiste già. Non vedo la necessità di prevedere una modifica della Costituzione da questo punto di vista. L'effetto che mi preoccupa, parlo agli avvocati, ma parlo anche ai cittadini, è quello, perché non ignoriamo, l'ho sentito evocare qualche volta l'articolo 358 del codice di procedura penale, il pubblico ministero, no, non è vero che il presidente Riccardi abbia fatto riferimento alla paura dei giudici rispetto a pubblici ministeri separati o indipendenti da qualsiasi potere. Senza ipocrisia, una separazione nelle carriere prevista in questo modo, con questo disegno di legge costituzionale, significa inevitabilmente attrarre nell'orbita del controllo esecutivo il pubblico ministero. Diciamocelo fino in fondo, se vogliamo continuare a dire che garantiamo l'indipendenza, non è così. Non è così soprattutto se l'accompagniamo a modalità diverse dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. C'è un parallelo disegno di legge costituzionale dall'esame del Parlamento che prevede questo, prevede delle priorità disciplinate per legge, ma attraverso un percorso che prevede la partecipazione non solo del Ministro della Giustizia, anche del Ministro dell'Economia, del Ministro dell'Interno, solo i procuratori generali, escludendo del tutto il circuito del governo autonomo, del quale, ricordo a tutti quanti, non fanno parte soltanto i magistrati, ma a livello locale fanno parte anche gli avvocati e l'ACI, così come al Consiglio Superiore, quell'equilibrio costituzionale, anche la composizione degli organi di autogoverno, è un patrimonio prezioso da custodire per tutti, secondo me. Ma incidendo sull'articolo 112, inevitabilmente si arriva a un controllo dell'esecutivo sul pubblico ministero. Queste sono le ragioni di fondo che ci hanno storicamente, perché non se ne discute da maggio 2017, se ne discute da diverse decine d'anni della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Queste sono le ragioni di fondo, probabilmente saranno sempre le stesse. Ci troviamo su posizioni divaricate rispetto alla carriera dei magistrati. Alcune cose che ha detto il presidente Riccardi, altre le ho ascoltate con interesse da parte di chi è intervenuto prima di me. Direi che in generale lo slogan che accompagna l'iniziativa è quella di un giudice indipendente dal pubblico ministero. Credo che sia un presupposto errato credere che il giudice non sia indipendente dal pubblico ministero nel nostro ordinamento, e un pubblico ministero indipendente dall'esecutivo. Secondo me, tutto sommato, se ci parliamo chiaramente e cerchiamo di capire la ricaduta complessiva nell'ordinamento, ci ritroveremo con un pubblico ministero inevitabilmente attratto in orbita del controllo dell'esecutivo e con un giudice fortemente a rischio da questo punto di vista. Non è il momento di separare. È un periodo di crisi profonda del nostro paese da questo punto di vista. Non è il momento di separare i magistrati, non è il momento di dividerci anche tra di noi. Poche settimane fa è stata proclamata un'astensione alle Camere penali. Lo abbiamo notato, abbiamo detto che le Camere penali scioperano per
per la riforma dell'abbreviato per, in relazione ai diritti puniti con l'ergastolo. Eravamo d'accordo su quello, poi abbiamo notato che c'era un richiamo anche alla separazione delle carriere. Non separiamo i magistrati, non separiamoci tra di noi, serve un percorso comune che faccia crescere tutti nella cultura della giurisdizione e delle garanzie. Credo che questo sia un tema che inevitabilmente continuerà a separare magistratura e avvocatura, e spero francamente che non porti a separare i magistrati tra giudici e pubblici ministeri. Ringraziamo il dottor Caputo, e parlava di colleganza, è un dato di fatto la colleganza che magistrati giudicanti e magistrati inquirenti dialoghino nelle correnti, dialoghino nelle riunioni, dialoghino nei corsi di loro formazione. Do la parola al presidente Gian Domenico Cajazza, non prima di ricordare come sono stati, direi, 6-7 mesi vulcanici dalla sua elezione a presidente dell'Unione a Sorrento, una capacità straordinaria di intercettare la storicità del momento e di modulare in maniera rapida, netta e responsabile l'azione della sua giunta, fino ad arrivare a non più di 20 giorni fa alla realizzazione di quella che è stata, dal mio punto di vista, un'intuizione efficacissima annunciata nel programma del presidente Cajazza, e cioè il manifesto di giustizia penale liberale. Un'intuizione efficacissima non soltanto sul piano simbolico, ne parlavamo in macchina prima di venire qui, ma sul piano della riconoscibilità esterna della nostra associazione, che marca ancora di più la soggettività politica della nostra associazione come soggetto aggregante di un pensiero liberale del diritto penale. Grazie presidente Cajazza. Grazie. No, grazie a voi, grazie a te Vittorio, alla Camera Penale di Nola per aver organizzato questa occasione così partecipata, così importante, su un tema che naturalmente ci è caro e sul quale ho sentito cose interessanti sulle quali sarà giusto dire qualcosa. Naturalmente io non ho motivo di ripetermi per quanto riguarda le ragioni che hanno ispirato questa riforma, è stata questa proposta di riforma costituzionale, è stato già detto tutto e così bene, e non voglio annoiarvi, ma vedete, anche il dibattito di oggi, le cose che ho appena sentito dal segretario dell'ANM ci fanno intanto comprendere quanto sia straordinariamente importante aver rilanciato il tema, la riflessione, il confronto con quella iniziativa coraggiosa che fu assunta dalla giunta che mi ha preceduto, di andare a misurare il consenso dell'opinione pubblica su una proposta da parte di un soggetto come le Camere Penali, che non hanno, oggi possiamo dire non avevano, capacità diciamo organizzativa, mettersi a raccogliere le firme, come avrete potuto constatare tutti, non è una cosa che si improvvisa, e si poteva andare incontro anche a un flop che avrebbe significato forse una pietra tombale, no? Non è stato così, a dimostrazione che nella politica bisogna sempre non fare il passo più lungo della gamba, perché quello non è mai una buona idea, ma bisogna saper buttare il cuore, diciamo, oltre l'ostacolo, e capire quando una strada si apre e anticiparla. Ecco, è quello che è successo. Ma perché dico è importante discutere? Perché finalmente, lo sto vedendo già in una serie di incontri, partecipo a tanti in tutta Italia, spesso sollecitati
dalla magistratura, dai magistrati che ci chiamano per confrontarci, finalmente ci si sta lentamente avvicinando al merito della proposta. Cioè stiamo deideologizzando, diciamo, lo scontro, che per noi non è mai stato ideologico. Noi non abbiamo mai agitato il tema della separazione delle carriere, diciamo, con uno spirito o polemico o di delegittimazione, non so come dire, degli attuali assetti ordinamentali e della stessa, diciamo, cultura della giurisdizione della magistratura. Non abbiamo mai vissuto in termini polemici il tema della separazione delle carriere. Abbiamo fatto un ragionamento, sempre fatto, perché ci accompagna da molti lustri, un ragionamento banalissimo. Cioè noi abbiamo detto: come può una modificazione così strutturale, profonda del processo, da inquisitorio ad accusatorio, a tendenzialmente accusatorio, poter funzionare ad assetto ordinamentale invariato? Cioè, com'è possibile che l'assetto ordinamentale della magistratura precedente al rito accusatorio sia indifferentemente spendibile dopo la riforma dell'89? Questo è il tema. E su questa riflessione io voglio veramente citare testualmente Giovanni Falcone. Guardate, io ho una grandissima riserva in queste citazioni. Non le apprezzo quando mi vengono poste, e per la stessa ragione non mi piace farle. Cioè l'invocazione di un personaggio importante, simbolico in termini drammatici, eccetera, dà sempre l'idea di voler, e quindi ciò che lui abbia detto, fatto in quell'occasione, in quell'altra, dall'idea sempre un po' di voler forzare, ecco, la mano del confronto. Credetemi, non è in questi termini, ma è perché, rileggendo l'intervista a Repubblica che rese nel marzo del 91, un anno prima di essere assassinato, io ho ritrovato esattamente rappresentate le ragioni, il nostro ragionamento. E il fatto che quel nostro ragionamento sia stato espresso da un magistrato con quella storia, diciamo, personale, insospettabile di qualunque, dico, atteggiamento polemico, non so come posso dire, o quant'altro, mi impone di rileggervi queste 20 righe. Era l'intervista a Pirani. Dice a un certo punto, parla di molte altre cose naturalmente, parlava, anzi il tema era proprio sui processi di mafia, per funzionano o non funzionano, il pentitismo, eccetera, una intervista molto interessante. E dice Falcone: la questione centrale, che non riguarda solo la criminalità organizzata, sta nel trarre tutte le conseguenze sul piano dell'ordinamento giudiziario che il passaggio dal processo inquisitorio al processo accusatorio comporta. Se questa riforma dell'ordinamento non sopravviene rapidamente, il nuovo processo è destinato a fallire. Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungere nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono quindi esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice. Il giudice in questo quadro si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti.
contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazioni e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e PM siano in realtà indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano invece due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il PM sotto il controllo dell'esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del PM con questioni istituzionali totalmente distinte. Questo diceva Giovanni Falcone nel marzo del 1991 ed sono le parole che gli possiamo affidare per spiegare il senso di questa iniziativa. Abbiamo dovuto combattere per anni, un po' ancora lo dobbiamo fare, nel dire che anche su altre parti del testo, ed è giusto che sia così, il tema dell'obbligatorietà, perché si dice va bene, non volete sottoporre all'esecutivo, però nel momento in cui il temperamento della obbligatorietà dell'azione penale viene affidato, poi con quella formula che non piace neanche a te, se ho capito, dei modi e delle forme, nei casi e nei modi, eccetera, eccetera, si rischia invece poi alla fine un condizionamento politico. Io sono, dico, il confronto serve a questo, è un tema interessante questo, è un tema interessante, è un'obiezione su cui possiamo ragionare, soprattutto la locuzione nei modi e nei casi, no? Però il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale, cioè, è un bene che venga affrontato in modo, o dobbiamo fare finta che il tema non esiste? Questo non ce lo potete chiedere, il tema dell'obbligatorietà, cioè del temperamento dell'azione penale, è già un tema sul tavolo, o no? Cioè noi non viviamo già più da un bel po' in un sistema fondato sull'obbligatorietà dell'azione penale. Il tema è chi si assume la responsabilità del temperamento e della selezione dei criteri. Dice il dottor Caputo, quelli che noi adottiamo, che vengono adottati, diciamo, dal CSM, eccetera, sono di natura organizzativa, non attengono al merito, ma insomma è una distinzione un po' difficile da percepire nel concreto, perché è vero che si tratta di scelte di tipo organizzativo, ma insomma se un ufficio lascia andare dei fascicoli e si impegna su altri, sarà pure una scelta organizzativa, ma probabilmente nella scelta organizzativa sarà inevitabile, ma inevitabile, dico, non è che dico che è un modo per nascondere, sarà inevitabile formulare un giudizio di maggiore o minore importanza o rilevanza. Devo anche dire che quest'idea che la politica, una volta facoltizzata ad indicare delle priorità, possa mai mettersi a scrivere in una legge non perseguite la corruzione contro i pubblici. Dobbiamo anche ragionare in termini di plausibilità quando facciamo questo. Che perfino se accadesse questo, ci troveremmo di fronte ad una classe politica che si assumerebbe la responsabilità politica della quale risponderebbe dopo 5 anni di aver, non so, per esempio, per fare sempre i soliti esempi sulla corruzione, non so, di aver totalmente trascurato i reati ambientali per favorire invece la repressione dell'immigrazione clandestina. Il Parlamento non potrebbe che dare delle indicazioni, che mi sento di immaginare, anche esse di tipo organizzativo, cioè di dire ci sono
si dia prevalenza ai reati che non so io, non so che dire, perseguibili d'ufficio e non a querela, i reati con prescrizione prossima, prima dei 5 anni, dopo i 10 anni, 5 anni, eccetera, eccetera. Quindi dico, mentre il tema, se riscrivere meglio, anche il tema del doppio CSM ci viene detto, cioè non più che del doppio CSM, dell'incremento della percentuale di laici all'interno del CSM, si dice può essere letto, insomma è un'obiezione che mi è stata già fatta più di una volta, può essere letto come un tentativo di condizionamento della politica sull'autonomia della magistratura. Non lo so, una previsione al 50% invece che un terzo e due terzi, perché dovrebbe essere una forma di condizionamento della politica? Ma dico, se questo, se fosse tutto qui, discutiamo. Dico, può essere, poi ne discutiamo, ragioniamoci. Però fatemi dire qualche cosa su questa storia del CSM, e torniamo alla separazione, perché poi adesso non vorrei che si discutesse sempre di altro ma non della separazione, poi dopo la separazione ritorniamo a discuterne. Il problema del doppio CSM, ma il problema della netta separazione, ha ricadute anche sulla, perché il tema dell'indipendenza del giudice è anche questo, cioè la forte prevalenza dei magistrati dell'ufficio del pubblico ministero nella rappresentanza associativa, nella rappresentanza, e come no, adesso non lo so, non vorrei, mi pare una cosa di un'evidenza, diciamo, solare, per l'importanza e la ricaduta che la rappresentanza politica ha nelle scelte, diciamo, di indirizzo che ricadono sul funzionamento del CSM, è un tema. Perché vogliamo negare anche questo? Insomma, io adesso non voglio fare, quando mi è capitato, perché mi è capitato di difendere in processi, diciamo, sensibili, con un collegio davanti e a fianco come pubblico ministero il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, ho avvertito un senso di disagio, posso dirlo questo? Lo è. Io credo che una separazione di consigli renderebbe le cose più semplici. Io non riesco a immaginare che voi diventiate, ho una tale stima, diciamo così, della gran parte, francamente, dei magistrati con i quali lavoriamo, che improvvisamente i pubblici ministeri, come diceva bene Beniamino, lasciati da soli in un proprio CSM, diventino una specie di squadrone della morte, ve lo lasciamo temere dire a voi. Ecco, noi difendiamo, vi difendiamo da voi stessi, non so come dire. Cioè, noi siamo certissimi che non sarà così, siamo certissimi che non sarà così, anche perché siamo garantiti dal sistema processuale. Anche un pubblico ministero scatenato con la sua, eccetera, eccetera, tutto quello che può fare è chiedere a un giudice di arrestare, chiedere a un giudice di sequestrare, chiedere a un giudice di adottare una misura, chiedere. E quindi, perfino se fosse vero, e non lo è, che questo, non so, scatena, non so quali istinti, diciamo, antidemocratici nei pubblici ministeri, io penso che abbiamo la garanzia del giudice. Ora, si diceva oggi il Presidente, perché il tema è suggestivo, dice, ma se noi abbiamo una percentuale del 50% delle assoluzioni, ma non sarà che dimostriamo nel concreto, prima di tutto, come si è detto, noi stiamo facendo, perciò ho voluto reggere Falcone, perché nessuno meglio di quelle parole, nulla meglio di quelle parole esprime, noi facciamo un ragionamento di coerenza ordinamentale, quindi di funzionamento, insomma, di funzionamento di una riforma processuale, di una struttura e di un'idea del processo.
ho perso il filo, non mi ricordo che cosa stavo dicendo, ma non importa. Sto rispondendo al 50%. Ah, sì, il 50%. Ecco, il 50%. Il 50%. Ma dico, scusate, intanto c'è il tema che ci dobbiamo chiedere come mai arrivano il 50% di... cioè, manca un filtro. Ah, beh, ho capito. Però, dato che questo filtro nei sistemi accusatori è immaginato nel giudice della preliminary hearing, quindi dell'udienza preliminare, eccetera, e il risultato è del 97% dei rinvii a giudizio, prima della Carotti, dopo la Carotti, prima delle due sentenze della Corte di Cassazione, dopo le due sentenze, non si è mai modificata questa percentuale. Tant'è vero che al tavolo del ministro, dove siamo andati insieme a ragionare, si è ragionato con molta franchezza anche sull'ipotesi di eliminarla l'udienza preliminare, perché tanto non funziona. Personalmente io sono di questa opinione, ma all'interno dell'Unione delle Camere Penali sono in minoranza, pur essendo presidente su questo tema, e quindi io democraticamente rispettato dei più ho dovuto accettare l'idea di no, modifichiamo la regola di giudizio da prognostica a diagnostica. Vabbè, auguri, eccetera. Ma dico, il fatto che il giudice delle indagini preliminari non funzioni non sarà un problema di assetti ordinamentali? No. E lei dice no. Noi pensiamo, ricordava Beniamino l'opinione di Giuseppe Cascini, che dice, certo, in effetti il giudice dell'indagine preliminare dovrebbe far parte dei giudici del dibattimento, respirare l'aria, disse, del dibattimento per acquisire una maggiore distanza. Oh, qua siamo adesso al paradosso che sento dire dal presidente del Tribunale di Nola che non abbiamo i dati del rapporto tra le richieste di misure cautelari e le misure date. Ma chi ce li ha sti dati? Perché io, dato che noi stiamo ponendo questa questione da un bel po', noi porremo, adesso noi non riusciamo a fare più di 10 cose contemporaneamente, ma appena avremo tempo porremo anche il problema dell'accesso ai dati statistici. Speriamo di avervi con noi. Cioè, noi pensiamo che i dati statistici sono a disposizione dei cittadini, non sono dati sensibili. Quindi se noi facciamo un'interrogazione alla nostra Corte d'Appello e vogliamo sapere quante percentuali, eccetera, che crediamo di avere diritto ad avere una risposta. Bene. Però, dico questo, ce ne occuperemo. Ma com'è possibile che nemmeno il Ministero di Giustizia abbia questo dato? Poi però sento raccontare dal Presidente che sono più le misure cautelari che lui da GIP non concedeva che quelle che ha concesso. Se così fosse, è un dato questo qui di una tale importanza in questo dibattito che stiamo facendo, è che io vi dico, raccogliete questi dati e dateci. Perché se voi ci date questa realtà improvvisamente che ci sconvolge rispetto a quello che è grosso modo la nostra idea che ci siamo fatti, che le cose non stiano così, e beh, questo è un tema importante. Dico, ma perché non diamo dei numeri su questo? Noi abbiamo l'impressione che il giudice dell'indagine, ma non per una questione, ancora una volta, non per una questione di che fanno comunella, non è questo il punto. Il punto è che un giudice delle indagini preliminari si vede arrivare il lavoro di un anno e mezzo, indagini di 2 anni di un collega che ha fatto le intercettazioni telefoniche, che ha investito sui processi a forte visibilità pubblica, diciamo, no? La propria credibilità, l'ufficio, eccetera, eccetera, e si trova nella condizione di dover dire, aspetta un attimo, adesso me lo guardo io, e poi ne parliamo. Adesso guardo, e poi se le cose, puoi aver lavorato anche 2 anni, ti puoi essere, diciamo, esposto nelle aspettative della pubblica opinione, della cosa, eccetera, su questo processo, però. Ecco,
noi pensiamo che in questo l'appartenenza allo stesso ordinamento rende le cose più difficili, perché ci sembra di ragionare secondo, diciamo, un'esperienza umana banale perfino. Non sarebbe facile. Quindi dico, i numeri ci possono aiutare a capire meglio quante sono le intercettazioni telefoniche negate, quanti sono il tema delle proroghe. Ma scusate, il tema delle proroghe delle indagini, no? Qui noi abbiamo, io ricordo il nostro amico, perché oltre che magistrato di grandissimo prestigio come Giovanni Canzio, è appassionato alla idea delle finestre giurisdizionali. No, più, non perdete tempo col problema della separazione delle carriere, moltiplichiamo le finestre giurisdizionali, che poi bisogna vedere che significa, perché poi quando andiamo a proporre magari di allungare il termine di indagine da 6 mesi a 1 anno, però quando fate la richiesta di proroga è allora una discovery minima che consenta una valutazione sensata, diciamo così, della fondatezza della richiesta di proroga, ce la dovete consentire. Ma quella delle proroghe è una finestra giurisdizionale, più finestra giurisdizionale di quella, è una caricatura, no? Quella delle proroghe, lo sappiamo tutti, è un proforma. Quando chiediamo che il giudice possa interloquire ed eventualmente retrodatare la iscrizione della notizia di reato e quindi possa metter becco sulla durata che altrimenti rischia di essere arbitraria, e si pensi a tutti i temi della non iscrizione, ignoti, noti, tenere un fascicolo a ignoti prima di metterlo a noti, eccetera eccetera, come proviamo a dire, come vogliamo dire al giudice delle indagini preliminari di dire due parole? Troviamo sbarramenti. Allora, il dubbio è che questa, diciamo così, questo assetto di un giudice delle indagini preliminari che dovrebbe essere il carabiniere del pubblico ministero. Guardate che il giudice delle indagini preliminari è il vero controllore dell'attività del pubblico ministero. Voglio arrestare Tizio. Aspetta un attimo, fammi vedere bene se c'è sostanza, se c'è. Questo è il ruolo del GIP. Voi ritenete che questo assetto ordinamentale garantisca la terzietà del giudice delle indagini preliminari rispetto al pubblico ministero? Perché a me già basterebbe solo fare un passo avanti su questo. Io prendo atto, il dato del 50%, guardate che il dato del 50% delle assoluzioni è un dato che ci deve, come posso dire, deve attirare la nostra attenzione. È sicuramente un dato confortante. Il dramma, secondo me, è nella fase del giudice delle indagini preliminari. Il vero problema oggi, il vero problema prevalente è quello del giudice delle indagini preliminari, e io credo che l'assetto ordinamentale... Prego, mi voleva dire... No, volentieri. No, perché ecco, il confronto serve a questo. Mi scusi Presidente se la interrompo, però stiamo arrivando forse a un punto che ho saltato, del quale volevo parlare. Perché devo dire che io la seguo in un problema comune, per questo dialoghiamo, parliamo tra di noi, ma stiamo parlando di regole processuali. Quello che volevo farle notare è che a proposito delle finestre di giurisdizione, sì, ed è questa la nostra preoccupazione, che non è una preoccupazione attuale, è chiaro che quando il Presidente Picardi parla in quei termini non fa riferimento a magistrati che sono cresciuti in questo assetto ordinamentale. Guardiamo in prospettiva, non hanno i nostri figli, da un quarto di secolo, tra 30 anni, una magistratura separata che cultura della giurisdizione ha, ma mi chiedo se l'esigenza è quella della finestra giurisdizionale ed è sentita, perché abbiamo una magistratura requirente, a volte parlando con gli avvocati, questo è un altro tema, mi chiedo, ma gli avvocati con quali pubblici ministeri hanno a che fare, con quali giudici hanno a che fare? E questo è un tema sul quale confrontarsi. Ad esempio l'ha detto il Presidente Picardi, che ha una posizione effettivamente minoritaria all'interno dell'associazione rispetto al coinvolgimento degli avvocati e le valutazioni di professionalità. Attualmente
è prevista la presenza degli avvocati all'interno dei consigli giudiziari? Guardi, le dico, io su questo non ho chiusure personali preconcette. Come associazione abbiamo elaborato un percorso e siamo arrivati a una posizione di contrarietà. Devo dirle che una delle ragioni della mia contrarietà è rappresentata dal fatto che attualmente c'è la possibilità per i consigli dell'ordine di fare segnalazioni, ma sono pari a zero, non ne arrivano. E allora quando mi chiedo, ma gli avvocati incontrano dei colleghi pubblici ministeri o dei giudici, che io non me ne giro, evidentemente esistono, perché però non ci sono segnalazioni? Già attualmente, al di là del processo della valutazione di professionalità, è presente, c'è la possibilità per gli avvocati di segnalare anomalie, che mi risulti però non ne arrivano. E arrivo però al punto che mi scusi se l'ho interrotta. Se c'è la necessità di una finestra di giurisdizione, ma non è forse importante avere oggi la giurisdizione nelle indagini? Il pubblico ministero è nella giurisdizione, io capisco i ragionamenti ordinamentali e non ci nascondiamo che effettivamente in pochi altri ordinamenti non c'è la separazione delle carriere con un sistema accusatorio. Ma non vi sentite più garantiti voi avvocati alla presenza di un pubblico ministero che ha una cultura della giurisdizione e della prova e che ha anche un approccio diverso rispetto alla polizia giudiziaria? I numeri sono quelli, ma tutti voi avvocati spesso vedete delle informative di polizia giudiziaria nelle quali c'è scritto alla fine veniva contattato il pubblico ministero di turno. Ve lo dico empiricamente, numeri su questa cosa non ce ne sono. Alcune volte la polizia giudiziaria scrive il pubblico ministero disponeva, il pubblico ministero non può disporre nulla, però voi penso vi rendete conto che quella telefonata al pubblico ministero era nella prospettiva, per carità, io ho fiducia nella polizia giudiziaria, ma non ha cultura della giurisdizione per una serie di ragioni. Era un possibile arresto di un cittadino, il fatto che abbia il confronto con un pubblico ministero che è consapevole di cosa è il processo penale spesso porta ad avere un confronto. Il pubblico ministero non può dire alla polizia giudiziaria se arrestare o non arrestare, il precato orario di competenza della polizia giudiziaria, ma quel confronto anche telefonico spesso porta ad una garanzia fin da quel momento. Allora, dati su quello non ne abbiamo e non avremo mai, ma mi capita di leggere informative nelle quali c'è scritto veniva contattato il pubblico ministero di turno. Siamo consapevoli del fatto che quel tipo di controllo giurisdizionale, quella è una finestra di giurisdizione sin dal primo momento pre-procedimentale, e questa è la nostra preoccupazione. Tenetevela stretta, facciamola per i cittadini. No, ma io mi tengo stretto la cultura del giudice, del limite, perché il tema è che non ci rendiamo conto che nel 2017 il legislatore ha dovuto scrivere una norma che imponeva la nullità delle ordinanze del giudice che aveva ricopiato quello che aveva scritto il pubblico ministero. Questo è il tema. Eh no, ma se non ci rendiamo conto di questo, vuol dire non renderci conto che esiste un problema. Io non sono preoccupato che il pubblico ministero non abbia la cultura del giudice. Io sono atterrito dall'idea che il giudice abbia la cultura del pubblico ministero, se dobbiamo arrivare a questo. No, ma io guarda, appunto, dico, ma anche questi sono temi, bisogna vedere da dove li guardiamo. Io ricordo una chiacchierata con un magistrato, diciamo, di vertice della Procura di Roma, che diceva: voi non vi rendete, voi avvocati, non vi rendete conto che uno dei problemi cruciali che abbiamo è il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, e il fatto che, lui diceva, non abbiamo la forza sufficiente per controllare il lavoro della polizia giudiziaria come si dovrebbe fare, no? Quindi dico, io non credo che c'è bisogno, io non credo che una modificazione dell'assetto affievolirebbe il controllo del pubblico ministero sull'attività giudiziaria. Se è problematico, è già problematico. Ma perché? Perché il pubblico ministero avrà comunque l'obiettivo di convincere il giudice. Cioè, non è che io l'abbassamento della qualità, perché di questo si tratterebbe, mancato controllo, l'abbassamento della qualità del pubblico ministero, come potrebbe essere un'ambizione del pubblico ministero? Il pubblico ministero, anzi, avendo un giudice più lontano da lui, a mio parere compirà ogni sforzo nella fase delle indagini
per portare a termine il proprio lavoro, e cioè per non cadere sotto il controllo di un giudice che dice: ma tu ti sei impazzito, ma tu come l'hai sentito questo qua? Ma non l'hai... cioè, ho capito, vede che abbiamo il tema, lo puoi vedere da dove ti pare, ma non mi sembra che si possa imputare alla ipotesi della separazione delle carriere un abbassamento, diciamo, in senso poliziesco, con tutto il rispetto, abbiamo capito cosa intendiamo dire, non è che, insomma, in termini polizieschi, di mentalità poliziesca dell'indagine, perché sarebbe un pubblico ministero debole, un pubblico ministero perdente, non un pubblico ministero più forte, nel momento in cui io ho un giudice che mi garantisce. Comunque, come vedete, lentamente, diciamo, portiamo il confronto su una prospettiva feconda, comunque, perché intendiamoci, qui abbiamo una proposta di legge di riforma costituzionale. Voi sapete molto bene che una riforma costituzionale passa con maggioranze qualificate quasi bulgare. Non significa che noi facciamo questa battaglia non avendo l'ambizione di vincerla, ma vincere significa anche costringere il paese, costringere i cittadini, costringere noi, avvocati e magistrati, a confrontarci sul tema della terzietà del giudice, che è un comando costituzionale, non è una nostra ambizione, è un comando costituzionale, ed evidentemente cresce, perlomeno cresce, la consapevolezza del patrimonio inestimabile che è la terzietà del giudice in una società, diciamo, democratica, con il sistema processuale che abbiamo. Voglio concludere sul tema che mi sento anche qui opporre sistematicamente. L'altro giorno eravamo a Lecce, c'era un incontro Camera Prima di Lecce, magistratura indipendente, c'erano tutta la magistratura delle Puglie, c'era Cosimo Ferri, c'era eccetera, e dove abbiamo trovato tanti punti di confronto eccetera eccetera, e dove l'intervento del segretario di ANM regionale Sasso, sì, e dice: ma insomma, stiamo trovando tanti punti in comune, tanti temi veramente, anche lì al tavolo del ministro abbiamo fatto delle cose importanti insieme eccetera eccetera. Mo dovevate tirare fuori questa storia, ma lasciatela da perdere, che abbiamo talmente tante cose da fare che ci dovete togliere. Allora io voglio dire quello che ho detto in quell'occasione, no? Cioè, non è che il confronto, allora io mi sono candidato alla presidenza, come sanno qui i tanti che hanno partecipato a quel fantastico e non facile congresso di Sorrento, ponendo proprio tra le connotazioni della candidatura del mia e della mia giunta quella del confronto con l'Associazione Nazionale Magistrati. No, ma il confronto non significa che allora mettiamo sotto il tappeto le cose che ci dividono, non significa confrontarsi costruttivamente su tutto senza chiedere abbiure, senza pensare che altri debbano abbiurare, ascoltando gli altri. Noi abbiamo fatto delle cose, lei forse non lo sa perché ovviamente siete la giunta nuova, ma noi siamo andati al suo famoso tavolo del ministro Bonafede sui tempi del processo, insieme sull'individuazione delle aree più importanti, che è modifica riti alternativi, udienza preliminare e depenalizzazione, dicendo al ministro: intanto queste sono le tre aree di intervento se vogliamo guadagnare tempo, costringendo il ministro a prendere atto, perché quando ovviamente avvocatura e magistratura insieme ti dicono: vuoi ridurre i tempi del processo? Le aree di intervento serie sono queste qui, poi tutto il resto possiamo discutere. È nata da una nostra iniziativa. Io ho preso carta e penna e ho scritto al presidente Minici dicendo: il vostro documento del novembre del 2018 non lo condividiamo quasi dalla prima all'ultima parola. Però una cosa la sapete anche voi, che quelle proposte, l'abolizione del divieto di reformatio impeius, recupero della prova, della fase investigativa, con la durata del processo
non hanno nulla a che fare, perché anche il tema che l'impugnazione, diciamo, la volete intervenire sull'impugnazione spacciandola per una misura che riduce i tempi del processo. Voi sapete che le prescrizioni maturano, fino alla sentenza di primo grado si arriva oltre il 60% delle prescrizioni, quindi il tema delle impugnazioni non entra neanche in campo, no? Abbiamo detto, ragioniamo insieme, lo sappiamo quali sono i temi, quel documento non ci piace, andiamo su queste cose, e questo ha avuto un impatto forte, perché le tematiche delle impugnazioni, della moltiplicazione del rito immediato, tutte cose di natura ideologica, cioè di chi vuole fare i conti, chiudere i conti con la riforma del 1988, questa è la realtà, sono state accantonate. E se per caso la legge delega dovesse essere fedele alle conclusioni del tavolo, e non lo so se accadrà, ma se questo dovesse accadere, vede come sto mettendo tutti i possibili periodi ipotetici, in terzo grado, con piroetta, eccetera, eccetera, avremmo in quella ipotesi paradossalmente raggiunto un risultato con il ministro più lontano possibile. Quindi si figuri se io non credo al dialogo con ANM. Ho detto alla riunione di magistratura indipendente, facendoli felicissimi, perché magistratura indipendente ha quella idea esclusiva, non è esclusiva da parte nostra, ma ho detto che noi avvocati sul tema, perché l'ho detto anche al congresso, sul tema del finanziamento del comparto giustizia, delle strutture, della carenza del personale, abbiamo avuto un atteggiamento negli anni iattante, perché l'abbiamo sempre considerato un tema impolitico, e invece non lo è, perché se poi il processo non funziona, anche perché non ci sono cancellieri, poi ci vengono a tagliare le garanzie del processo, perché dice che bisogna fare presto, perché sennò è ragionevole durata. E quindi, e abbiamo detto, su questo tema considerateci pronti a spendere la nostra capacità di iniziativa politica, che cresce ogni giorno di più, consideratela vicino alle posizioni di chi sostiene questo, ragioniamo insieme che cosa dobbiamo andare a chiedere insieme alla politica sul tema strutture, e facciamo, però non chiedete a noi di accantonare un tema che ci fa crescere tutti, anche voi, perché io sento già accenti diversi nell'affrontare questo tema, ferme restando le convinzioni naturalmente di fondo, ma già vedo confrontarci in modo più costruttivo, e noi ascoltiamo, perché quelle osservazioni che fate sulle altre parti le ascoltiamo, e ci dovremo ragionare, ci ragioneremo, così come mi auguro voi ascoltiate noi, liberando il campo da storielle che insomma non servono e non onorano l'intelligenza e l'importanza dei ruoli che abbiamo tutti insieme, che invece dobbiamo onorare, ognuno perseguendo i suoi obiettivi con rispetto reciproco e con attenzione reciproca. Grazie al Presidente Caiazza, grazie a tutti per aver partecipato, buona serata.